Abbiamo posto cortesemente, cioè, perché il Presidente del TAR vuole darci un proprio saluto. Prego, Presidente. Signori, buon pomeriggio. Sono particolarmente lieto di darvi il benvenuto in questa sala Sirangeri del TAR di Napoli. Il problema, l'argomento che avete sotto mano è un argomento di un'importanza in questo momento molto rilevante. La città metropolitana, effettivamente non vorrei stare al vostro posto per i problemi che possono sorgere, e naturalmente è anche normale che possano sorgere dei problemi quando si ha a che fare con una nuova istituzione. Io purtroppo mi piacerebbe molto assistere ai vostri lavori, ma per precedenti impegni presi non mi posso trattenere. Quindi auguro a tutti quanti voi, al Presidente Tuccillo, la migliore riuscita in senso concreto e fattivo di questo pomeriggio. Grazie, arrivederci. Grazie Presidente. Grazie. Allora ringraziamo ancora il Presidente del TAR per la cortese ospitalità e diamo inizio ai nostri lavori. Saluto i professori Barrera, Pinto e Cocozza che terranno le relazioni introduttive e a cui seguirà il dibattito che prevede appunto la partecipazione oggi in particolare dedicata appunto ai sindaci dell'area metropolitana. È stata questa una decisione di cui sono stato sin dal primo momento molto convinto, che abbiamo condiviso però con il vicepresidente della Commissione e con gli altri riferimenti pure della Commissione Statuto, perché si è ritenuto opportuno, prima di redigere una bozza e di sottoporre una bozza, che invece il lavoro stesso di definizione della bozza di statuto partisse da una consultazione che vedesse innanzitutto i sindaci protagonisti di questa interlocuzione. Non c'è dubbio, infatti, ovviamente noi avremo altri incontri, il prossimo è fissato, lo anticipo già, per lunedì prossimo, ed è rivolto ai soggetti del partenariato che inviteremo, che provvederemo ad invitare, e poi ci sarà ancora un terzo incontro che definiremo successivamente. La nostra intenzione è quella di far scaturire lo statuto da un momento di discussione e di riflessione ampia e non di elaborazione ristretta da parte della Commissione, e di far scaturire appunto questa riflessione a partire innanzitutto dall'ascolto di coloro che innanzitutto sono testimoni giornalmente, come lo sono io stesso in qualità di sindaco, delle problematiche relative al governo delle comunità e soprattutto di tutte quelle problematiche che si manifestano nei termini di una difficoltà da parte di chi ha il compito di governare oggi i comuni a rispondere con gli strumenti istituzionali e normativi di cui noi disponiamo alle esigenze di comunità che si sono profondamente trasformate e territori che si sono profondamente trasformati. L'area della provincia di Napoli negli anni 50, negli anni 60 aveva una certa conformazione, i comuni intorno alla città di Napoli avevano una precisa identità, avevano una precisa conformazione. Oggi questo scenario è completamente mutato, completamente modificato, dentro un contesto di trasformazioni economico-sociali di carattere molto più generale, oltre che normative, e che quindi ci mettono nella condizione di svolgere una riflessione
approfondita e seria in relazione appunto alla istituzione di questo nuovo ente, di questa nuova istituzione, la città metropolitana, attesa da più di un ventennio e tuttavia mai realizzata. Ora, nel momento in cui ci si avvia alla realizzazione, anche se da Napoli partiamo con molto ritardo rispetto alle altre città, è opportuno che questo ritardo in qualche modo non solo venga colmato, ma costituisca anche l'occasione per cercare di fare meglio, se possibile, di altri, nel senso di dare allo Statuto una connotazione non soltanto di carattere descrittivo o di, di carattere tale che rispecchi delle aspettative che poi difficilmente possono tradursi in una incisività operativa da parte dello strumento stesso, ma cercare di riflettere attraverso appunto alcuni quesiti, quei quesiti che noi abbiamo posto alla base della discussione di oggi e che abbiamo inviato proprio per offrire ai sindaci come base di discussione, attraverso quei quesiti cercare di circoscrivere l'area della nostra riflessione e di definirla in rapporto a quelle che sono appunto le caratteristiche forti che lo Statuto deve avere, tale da consentire di avere un carattere più prescrittivo possibilmente e quindi più incisivo dal punto di vista di ciò che poi bisognerà andare effettivamente a fare. Dentro un quadro che certamente non è un quadro ideale dal punto di vista normativo, perché la legge presenta diverse incongruenze oppure possiamo dire che è pensata anche nell'ottica di una città metropolitana intesa più come ente di coordinamento di ciò che c'è già, anziché come istituzione che rifonda e riorganizza il governo del territorio, e tuttavia appunto noi pensiamo in particolare per l'area metropolitana di Napoli, questo è stato oggetto già di una discussione all'interno della Commissione Statuto, che proprio per la conformazione specifica che è l'area metropolitana di Napoli, la città metropolitana dovrebbe essere qualche cosa di più, una occasione importante per dare uno strumento di governo al nostro territorio tale da poter superare in qualche modo, surrogare tutte quelle difficoltà, quelle insufficienze che noi poi giornalmente sperimentiamo nell'esercizio, nella pratica del nostro governo, appunto delle nostre comunità. Ecco, questi sono i punti che io mi sento di richiamare ad apertura di questa discussione, che voglio avviare subito, invitando i nostri relatori a tenersi in un arco temporale, se possibile, all'incirca di un quarto d'ora, non di più, per dare modo al dibattito poi di svilupparsi, e quindi sulla base anche delle relazioni che ascolteremo, quella del professor Berrera di carattere più generale che inquadra nel contesto delle evoluzioni delle altre città metropolitane e poi quelle più circoscritte ai quesiti che abbiamo posto del professor Cocozzi e del professore Pinto, entrare in argomento e poi attraverso il confronto appunto con voi far venire fuori quelle che potranno essere gli orientamenti, le linee da cui noi ricaveremo poi le considerazioni e le argomentazioni per passare alla fase realizzativa di redazione appunto della bozza di statuto, che infine comunque dovrà essere approvata dalla conferenza dei sindaci. Quindi laddove il punto finale di questo lavoro e di questo processo vede appunto nel confronto dei sindaci il momento finale del nostro lavoro, l'abbiamo voluto rendere anche il momento di partenza, il momento di origine di questa nostra riflessione. Quindi do la parola al professor Berrera per dare inizio appunto ai nostri lavori. Grazie, buona giornata. Caro Presidente, no, intanto per prima cosa vorrei ringraziarvi per questa occasione. Io sono contento e onorato di essere qui con voi. Ho avuto già il piacere di partecipare ad un primo incontro il 18 dicembre scorso nella bella sala di Santa Maria la Nova, quando si iniziava una discussione sul profilo della città metropolitana di Napoli in una fase, sono passate poche settimane, ma in una fase ancora acerba, in cui non si intuivano bene i percorsi di approdo delle altre città metropolitane e anche sul quadro normativo c'erano ancora delle incertezze che pian pianino sono dipanate.
Insomma, è passato un mese e qualche giorno in più e sono cambiate già molte cose, alcune in positivo. 6 città metropolitane hanno già approvato il loro statuto. Sono Roma, Milano, Genova, Bologna, Firenze e Bari. Questo dato non va visto nel senso del ritardo di Napoli, ma come un'opportunità che consente a Napoli di confrontarsi con le scelte fatte in altre città, alcune felici, altre meno felici, e comunque diverse l'una dall'altro, e questo possono diventare degli elementi di stimolo importanti per fare quella elaborazione utile e originale a cui faceva riferimento il Presidente. Poi ci sono stati dei cambiamenti sul piano normativo che rendono invece il quadro più difficile e per certi versi drammatico. C'è stato il passaggio della legge di stabilità che con una brutalità che non ci aspettavamo e comunque non desideravamo ha imposto in modo un tantino rozzo, diciamo così, il dimezzamento delle dotazioni organiche delle province e la riduzione di un terzo, del 30% delle dotazioni organiche delle città metropolitane. Perché cito questo aspetto che sembra, come dire, diverso dal piano del nostro ragionamento? Perché fino ad allora, con le mille difficoltà che derivano da una stagione di crisi, si era ragionato su un punto. Qualifichiamo le funzioni delle nuove amministrazioni di area vasta, siano le città metropolitane, siano le altre province, su quella base ridefiniamo le esigenze funzionali, gli apparati professionali, gli incrementi o decrementi degli organici. Poi per ragioni strettamente finanziarie, esclusivamente di equilibrio di bilancio, nella legge di stabilità sono state fatte altre scelte e per la città metropolitana emerge una contraddizione vistosa. La legge vorrebbe che le città metropolitane fossero quelle che abbiamo sempre sperato, delle amministrazioni di area vasta, più innovative, più energiche, vorrei dire più potenti della vecchia provincia, e partono col freno a mano tirato e con la richiesta un tanto al chilo di ridurre gli organici. La seconda questione invece è una questione più interessante, più delicata e che si è aperta. Le regioni a autonomia ordinaria avrebbero dovuto entro il 31 dicembre scorso approvare leggi di riordino delle funzioni provinciali e metropolitane, era un termine probabilmente irrealistico. Le regioni, tutte le regioni, Campania compresa, si sono messe in cammino, nessuna regione ha già approvato questa legge e nelle prossime settimane si aprirà una stagione molto importante e molto interessante, capire che scelte faranno i consigli regionali nel ridefinire il profilo funzionale delle nuove amministrazioni. Resta il fatto, per stare al tema di oggi, che questa volta la sfida dell'autonomia statutaria è una cosa seria, più seria di quella che ci appassionò 25 anni fa con gli statuti comunali e provinciali, perché questa volta la legge dello Stato riconosce davvero un ampio margine di autonomia di scelta a ciascuna comunità territoriale. Sta qui la decisione sulla forma di governo. Sta qui la decisione sull'effettivo assetto funzionale, sta qui la decisione in ordine al rapporto tra città metropolitana e comuni. Per cui chi, come dire, c'è la mia età e quindi ha vissuto la stagione di 25 anni fa in cui ci appassionammo tanto a statuti comunali che in realtà avevano veramente poco da decidere, deve capire che questa è una strada diversa, una stagione diversa. La legge e l'elaborazione che ci ha accompagnato per molti anni ci dà una bussola, che è quella di immaginare una amministrazione condivisa, una città metropolitana che non si sovrappone ai comuni, ma che è strumento dei comuni per condividere il governo di un'area particolarmente complessa. Non è il comune capoluogo che allarga i suoi tentacoli su tutta la provincia, non sono gli altri comuni che circondano Napoli. La città metropolitana nasce, se vuole essere una cosa efficiente ed efficace, come una grande alleanza tra il capoluogo e gli altri comuni per fare insieme. Io vi dirò molto velocemente, per stare nei 10 minuti, 5 li ho già consumati, alcuni stimoli che vengono dalle esperienze delle altre città. Intanto sulla forma di governo.
ci troviamo di fronte a due modelli base. Le città metropolitane di Milano e di Roma indicano nettamente la prospettiva dell'elezione diretta degli organi metropolitani, del sindaco e del consiglio metropolitano. Le altre quattro che stiamo censendo, Genova, Firenze, Bologna e Bari, no. Non è strano, perché la legge impone a queste città metropolitane, se volessero scegliere la prospettiva dell'elezione diretta degli organi, l'immediata dissoluzione del comune capoluogo, la cancellazione della carta geografica politica del nostro paese delle città di Bologna o di Bari, scelta che probabilmente nessun sindaco farebbe a cuor leggero, forse non la farebbe proprio. Nelle maggiori città metropolitane, Milano, Roma, Napoli, è possibile una strada diversa, arrivare all'elezione diretta senza far scomparire il comune di Napoli, di Roma o di Milano, ma equilibrando il contesto metropolitano, dando forza alle zone omogenee nel territorio metropolitano e dando forza a zone dotate di autonomia amministrativa, alle municipalità, all'interno del comune capoluogo. E quindi si capisce che Milano e Roma hanno avuto, come dire, più agio nell'indicare questa prospettiva. Eppure l'hanno fatto anche loro, intanto con una tecnica diversa. Milano ha approvato uno statuto che inizia dicendo: il sindaco è eletto a suffragio universale, il consiglio è eletto a suffragio universale. Ora, tecnicamente non è così e non può essere così, perché a quelle due condizioni se ne aggiunge una terza: occorre che il Parlamento approvi una legge elettorale ad hoc. Ma è questione quasi più che stilistica. Milano afferma in dato normativo precettivo l'elezione diretta e poi nelle disposizioni finali disciplina un assetto transitorio fino a quando si determineranno le condizioni. Roma scrive al contrario, ma dice in sostanza la stessa cosa. Ora la forma di governo è organi di secondo grado, ma la nostra prospettiva è, appena matureranno le condizioni, elezione diretta degli organi. Anzi, Roma, a dir la verità, fa un azzardo in più, che io personalmente non condivido, ma questo conta poco. Indica come auspicabile che anche Roma si trasformi in un insieme di comuni urbani e che anche nella capitale scompaia prima o poi l'ente comune capoluogo. Io personalmente ritengo una strada in cui controindicazioni sono infinitamente maggiori dei vantaggi, ma è la scelta che ha fatto la conferenza metropolitana, quindi ne prendo atto, e comunque una scelta di prospettiva. Detto questo, è altrettanto vero che, quale che sia stata la scelta sulla forma di governo, attuale e futura, di secondo grado o a suffragio universale dei maggiori, dei più importanti organi, tutti gli statuti si pongono un grande problema, che è quello di come ridefinire l'equilibrio tra sindaco e consiglio metropolitano. Per due ragioni: una tecnica, perché non essendoci più l'organo giunta, occorre capire dove vanno le competenze della giunta e in particolar modo la competenza generale residuale, tipica dell'organo giunta. Secondo, perché la scelta che ha fatto il legislatore, giusta, che personalmente condivido e che rivendico, di caricare sulle spalle del sindaco del capoluogo l'onere di costruire la città metropolitana, se non ben governato, rischia di produrre una sovraesposizione, un sovraccarico del sindaco del capoluogo, con mille conseguenze che tutti potete immaginare. Allora, competenza generale residuale. 5 di questi statuti la segnala al sindaco. Tutto ciò che legge e statuto non assegnano espressamente al Consiglio, alla Conferenza o all'apparato professionale diventa di competenza del sindaco, come è nella Giunta ora nei nostri comuni. Il Comune di Bari fa la scelta opposta: competenza generale e residuale in capo al Consiglio. È altrettanto vero però che almeno altri due statuti, Roma e Bologna, che riconoscano al sindaco la competenza generale e residuale, poi nell'articolazione delle competenze del Consiglio tendono a rafforzare le attribuzioni provvedimentali del Consiglio rispetto allo schema che noi conosciamo dell'articolo 42 del testo unico enti locali. Per esempio, a Roma si dice: l'approvazione del piano esecutivo e gestione, PEG, del prelevamento dei fondi di riserva restano di competenza del Consiglio. A Bologna si dice:
la partecipazione ad associazioni ed aggregazioni di qualunque tipo, normale competenza giuntale, la riportiamo in capo al Consiglio. Insomma, queste due città metropolitane hanno mantenuto la competenza generale nelle mani del sindaco, ma hanno rafforzato il ruolo deliberativo comunque del Consiglio. Peraltro c'è una novità in molti statuti, c'è la riscoperta di un istituto antichissimo, che è quello dell'esercizio delle funzioni consigliari per via d'urgenza, quello che succedeva nei comuni prima della 142 del 90, per capirci, quando la Giunta deliberava in materia di potestà di competenza consigliare e poi alla fine si ratificava. Non è così brutale, non è schematico, ci sono sempre dei termini brevi, ma in tre statuti, Roma, Firenze e Bari, si riconosce al sindaco la possibilità di adottare deliberazioni in materia di competenza consigliare in via d'urgenza salvo ratifica. È interessante che Bologna e Genova invece stanno allo schema minimo classico del testo unico, per cui il sindaco può intervenire in via d'urgenza solo per variazioni di bilancio. Sempre sul Consiglio vi segnalo una cosa che è importante per una grande città. Lo Statuto di Roma ovviamente non può intervenire nella composizione perché organi di governo, riserva di legge, ma prevede che possano partecipare al Consiglio come invitati permanenti, diritto di parola e non diritto di voto per capirci, due rappresentanti dei municipi del capoluogo, due presidenti di unioni di comuni, un presidente di comunità montana, fino a quando ci saranno le comunità montane. Vi segnalo che Lazio e Campania condividono il poco apprezzato record di essere le due regioni autonome ordinarie che ancora non hanno legiferato sul superamento delle comunità montane, per questo c'è ancora questa incertezza. Quanto alla conferenza metropolitana, tutti gli statuti hanno lavorato in qualche modo a cercare di rafforzarne il ruolo, perché il numero troppo esiguo dei componenti del Consiglio metropolitano fa sì che il Consiglio metropolitano non sia in grado di dare effettiva rappresentatività all'intero territorio metropolitano e a tutte le sue componenti. Quindi in realtà l'espressione plastica della comunità metropolitana c'è solo nella conferenza metropolitana. E quindi tutti gli statuti hanno cercato di assegnare alla conferenza metropolitana qualcosa in più rispetto alle striminzite, pur importanti, attribuzioni che gli riconosce la legge. È inutile faccio l'elenco, ma prevedendo la necessaria espressione almeno di un parere rafforzato della conferenza metropolitana su moltissimi temi, magari a volte differenziando le maggioranze necessarie. Voi sapete che in conferenza metropolitana, per esempio lo statuto sarà approvato da una maggioranza che rappresenti almeno un terzo dei comuni del territorio e almeno la metà della popolazione amministrata. E questa è una formula felice della legge che tende a incrociare, per così dire, la democrazia delle comunità e la democrazia dei cittadini e a immaginare uno statuto che rappresenti sì indirettamente il consenso dei cittadini tramite i loro rappresentanti, ma anche quella alleanza tra istituzioni, tra comunità a cui ho fatto cenno prima. Ultima battuta sulla forma di governo riguarda i consiglieri delegati. Voi sapete che non è prevista la Giunta, abbiamo già detto, ma che il sindaco può delegare funzioni ad alcuni consiglieri metropolitani. Questo fa sì che non c'è un organo collegiale Giunta, ma questi consiglieri in realtà possono essere titolari di attribuzioni di responsabilità molto maggiori di quelle tipiche dell'assessore comunale. Due statuti, che sono Bologna e Bari, lo dicono esplicitamente. Bari dice: gli assessori adotteranno atti a rilevanza esterna. Bologna dice: l'adozione dei provvedimenti razione materie è attribuita, può essere attribuita ai consiglieri delegati. Quindi il consigliere delegato è un soggetto che adotta provvedimenti monocratici. Proprio per questo diventa importante l'azione di coordinamento che è assegnata al sindaco, perché altrimenti avremmo un'amministrazione policefala, con tanti cavalli che corrono ciascuno per proprio conto. Non esiste l'organo giunta, ma è possibile, anzi è auspicato dalla legge, un'azione di coordinamento dei consiglieri delegati, una collegialità, una riunione periodica.
Su questo punto è interessante che lo Statuto di Bologna dice le deleghe possono essere congegnate come d'abitudine nei comuni per materie, ma potrebbero essere anche congegnate per territori o per specifici progetti e questioni. Solo uno statuto di quelli che ho guardato si è preoccupato di stabilire una soglia numerica, che è Genova, e curiosamente, ma valutiamo perché, mette una soglia minima e una soglia massima, non meno di 3, non più di 7. Vado velocemente perché il tempo l'ho consumato. Sulle funzioni gli statuti dicono molte cose interessanti, ma diciamolo francamente, rimangono un po' a mezz'aria, proprio perché in assenza di una legislazione regionale che riempia di contenuti le sintetiche espressioni della legge statale, non è facilissimo capire che cosa si intenda per pianificazione territoriale generale o per mobilità e viabilità. Più interessante è il lavoro che hanno fatto gli statuti sulle zone omogenee, cioè sulle aggregazioni inframetropolitane, e sulle funzioni di assistenza, di servizio che le città metropolitane offrono ai comuni. Sulle zone omogenee hanno lavorato tutti, tranne Firenze e Bologna. Ci hanno lavorato, e anche questo è sintomatico, con maggiore attenzione Milano e Roma. A Roma ha indicato perfino una soglia ottimale, zone omogenee di norma non inferiori a 120.000 abitanti, per capire che si tratti di aggregazioni forti. Guardate, il tema zone omogenee è importante perché? Perché è quello che ci rende potenzialmente più simili a modelli che funzionano in altri ordinamenti, anzitutto in Francia, dove il confronto e la collaborazione non si ha tra Parigi e una moltitudine di microcomuni, ma tra Parigi e aggregazioni intercomunali robuste, che non raggiungeranno la soglia demografica di Parigi, ma insomma sono in grado di parlare quasi alla pari. È importante che lo Statuto di Milano dica che le zone omogenee possono diventare l'ambito ottimale per le organizzazioni in forma associata ai servizi comunali, cioè la soglia dove affrontare il tema dei piccoli comuni, l'ambito di esercizio decentrato e delegato di funzioni metropolitane e l'aggregazione dove si esprimono pareri obbligatori sulle questioni che riguardano gli specifici territori. A Roma ci si spinge oltre, prevedendo dentro la conferenza metropolitana un organismo interno, una sorta di commissione, chiamata il coordinamento dei portavoce delle zone omogenee, ma indicando sempre la stessa prospettiva. L'obiettivo è quello di promuovere e valorizzare l'equilibrio territoriale dell'azione amministrativa e evitare quel rischio anche percettivo che dicevo all'inizio, che la città metropolitana sia vista come il grande comune, pensate a Roma, il Campidoglio che si allarga e conquista, o al contrario la rivincita degli altri comuni verso il Campidoglio. Due strade per andare a sbattere, due strade per sbagliare, e si cerca invece attraverso zone omogenee. Chiudo su un punto perché il tempo l'ho consumato e me ne scuso. Avrei voluto dedicare qualche attenzione in più al tema dei servizi che la città metropolitana offre ai comuni, tema su cui tutti gli statuti hanno lavorato con grande attenzione, perché ci sono dei rinvii importanti della legge. La legge chiede alla città metropolitana di candidarsi a essere centrale di committenza, stazione unica appaltante, luogo in cui si centralizzano alcune politiche importanti per le risorse umane. E le città metropolitane l'hanno colto questo qui. Io vi segnalo solo due o tre cose, vale la pena. La prima, importante dopo la legge di stabilità. Ci sono tre città metropolitane, mi ricordo quali sono, ma ve lo dirò, e sono le città metropolitane, una è Bologna sicuramente, una è Roma sicuramente, l'altra è Firenze, che dentro lo statuto prevedono l'istituzione di un osservatorio congiunto città metropolitana, comuni, in dialogo con le altre istituzioni, in dialogo con le forze sociali, per avere un monitoraggio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e di mobilità del personale, al fine di gestire in modo razionale e non casuale il patrimonio di dipendenti, di lavoratrici e di lavoratori, di dirigenti
che abbiamo dentro le amministrazioni comunali, ex provinciali e le altre, e che vivono una stagione di grande inquietudine. Secondo, tutti gli statuti cambiano le città metropolitane non solo a coordinare o integrare le politiche di reclutamento, ma a dare sostegno alle politiche per la formazione, agli adempimenti amministrativi per la gestione del personale, alle relazioni sindacali. Anche qui un punto che segnalo, solo uno per titolo: ci sono tre statuti, Roma, Genova e Bologna, che dicono esplicitamente il nostro obiettivo, che naturalmente non possiamo praticare da soli perché è un obiettivo di confronto sociale, è quello di arrivare al traguardo di una contrattazione decentrata e integrativa in ambito territoriale. Costruire un contratto decentrato che non sia diverso da comune a comune all'interno dello stesso territorio metropolitano. In realtà sulla contrattazione decentrata e territoriale ci fu un'apertura del contratto nazionale del 2004, che sembra di 10 anni fa, è di 10 anni fa, ma sembra un'altra epoca storica. E si tratta ora di capire se questa è una sfida che può essere affrontata. L'ultimo punto, e mi fermo davvero e mi scuso per i 5 minuti troppo che ho preso, tutti gli statuti, nessuno escluso, dedicano uno spazio significativo alla candidatura della città metropolitana a coordinare, integrare, potenziare le azioni di prevenzione della corruzione, di promozione della trasparenza, di rigore all'interno della pubblica amministrazione. Dietro c'è un'idea. Gli adempimenti che la legge ha previsto in termini di controlli, in termini di piano di prevenzione della corruzione, in termini di gestione della cosiddetta azione di trasparenza totale, anche in termini di gestione del potere disciplinare, sono adempimenti giusti e onerosi, indispensabili e complicatissimi da gestire soprattutto nel piccolo comune. Possiamo evitare quella schizofrenia che ci porta a dire abbiamo bisogno di misure più energiche per prevenire la corruzione, salvo poi avvertirne il peso nella quotidianità dell'azione amministrativa, se saliamo di scala, se la città metropolitana si candida e mette in campo la sua capacità organizzativa per integrare queste azioni e farle al tempo stesso più credibili per l'obiettivo finale, la prevenzione della corruzione, e meno onerose per le singole amministrazioni, specie le più piccole. Grazie al professore Barrera, anche perché insomma, l'analisi comparativa ovviamente richiedeva qualche minuto in più, anche nonostante sia stato anche molto sintetico. Io adesso do la parola al professore Cocuzza, che entrerà più nel merito delle questioni che riguardano in particolare la nostra area metropolitana. Prego. Sì, grazie. Dovrebbe essere. Sì. Si sente? Sì, grazie Presidente. Allora io riprendo due affermazioni che ho sentito. Una appunto da parte del sindaco Tuccillo, quando ci richiamava sulla... Non si sente, infatti. Guardate un attimo qua. No, forse più vicino deve parlare. Provi a parlare più vicino. No, non credo che non... Va meglio? Va meglio? Ah, è proprio, ha bisogno del, quasi del contatto fisico. Allora, dicevo, due affermazioni. La prima, che tipo di statuto? È una domanda importante perché... Può essere uno statuto che recepisce, ripete quello che è detto nella legge e in qualche maniera si rifugia in proclamazioni di carattere generale, o invece può essere uno statuto con contenuti in qualche maniera vincolanti. Quindi è un'opzione di fondo sulla quale riflettere. E la seconda che ci diceva, ed è collegata a questo, che ci diceva Barrera, in ordine alla sfida seria, sfida statutaria seria. Ed è così. È proprio così, perché ci sono molte ragioni per guardare questa esperienza in questo modo. La prima, vorrei per punti naturalmente, cercando di essere il più sintetico e rapido possibile. La prima, beh, guardate, lo stesso legislatore non sa neanche bene di quale città metropolitana si tratti.
Vi dico solo questo: il disegno di legge Delrio nasce quando c'è una riforma costituzionale che vuole eliminare dal 114 della Costituzione la città metropolitana e non ne vuole fare un ente di livello costituzionale. Oggi la riforma costituzionale ritorna ad una città metropolitana nell'ambito del 114. Quindi questo vi dà già una indicazione. Questo significa naturalmente che se ci muoviamo come ci dobbiamo muovere oggi, a meno di ulteriori variazioni, mi auguro di no, e allora dobbiamo rafforzare molto questo ente. Tra l'altro vi ricordo che nella relazione del disegno di legge c'era un tono enfatico nel delineare la città metropolitana, addirittura si diceva città metropolitana come ente alla testa della ripresa, dello sviluppo e del rilancio del sistema economico. Secondo elemento, perché la sfida sia seria, le città metropolitane sono diverse, rappresentano realtà diverse e allora le scelte statutarie possono avere un significato effettivo perché si correlano a bisogni diversi dei territori. Questo è un ulteriore fattore da considerare. Prova ne sia che, per la verità, pur con una base comune, come ci diceva in precedenza Barrera sugli statuti comunali, c'è una non irrilevante differenziazione. Basta anche il dato quantitativo: statuti di 25 articoli, statuti di 70 articoli. Quello di Milano è di 70 articoli, quello di Firenze è di 25. Può essere, come dire, una esigenza alla base differente, uno strumento più snello o un altro più articolato, ma può essere anche collegato ad altre necessità. E quindi la esigenza di fondo, che poi è avvalorata da un disegno legislativo che lascia grande spazio allo statuto. Ricordo soltanto che per quanto riguarda il disegno degli organi, la legge rinvia allo statuto, il comma 10 dell'articolo 1, la attribuzione degli organi e la articolazione delle competenze. Questo che cosa significa? Questa formula o è priva di significato oppure ha molti significati. Significa che c'è un minimum nella legge, c'è una porzione limitata nella legge e poi lo statuto può sviluppare. Allora, queste sono le basi. Gli statuti possono essere, sotto questo punto di vista, un elemento diverso forse dalla esperienza che ci ha preceduto. Mi vengono in mente, per la verità, e le voglio ricordare anche a voi, quello che per esempio la Corte Costituzionale ha detto in ordine agli statuti regionali, quando, occupandosi della legittimità costituzionale di alcune norme degli statuti regionali, ha detto che non c'è la questione di legittimità perché queste disposizioni sono soltanto di principio generali e quindi sostanzialmente sono non norme. Questo naturalmente io penso che va evitato, perché altrimenti questo, diciamo, questa realtà e questa opportunità non viene sfruttata. E allora, su queste basi, che sono basi di sistema, io penso che questo incontro, che è molto importante, che può portare molti risultati, dovrebbe dare delle iniziali risposte, che sono risposte di principio. Perché la città metropolitana di Napoli, cioè i sindaci della provincia di Napoli, che sono della città metropolitana, cosa pensano possa essere la città metropolitana? Quali esigenze la città metropolitana può soddisfare? Quindi una sorta di individuazione da parte dei protagonisti di quella che può essere la scelta di fondo, perché dare risposte su questi temi significa poi riflettere sull'organizzazione. Inevitabilmente significa riflettere sull'organizzazione. Perché vedete, lo accennava prima Barrera, qui c'è un discorso che è un discorso di fondo sul quale dobbiamo riflettere un po' di più. La città metropolitana è un ente che ha un disegno negli organi a scarsa caratterizzazione politica. Allora la decisione politica come deve essere costruita? Sulla base delle norme statutarie.
E allora veniamo al ragionamento che possiamo sviluppare sugli organi, ai rapporti, sulle attribuzioni degli stessi. Allora, l'impianto della legge. L'impianto della legge sostanzialmente si muove su questa terna, quindi sindaco, organo collegiale consiglio, organo collegiale conferenza, nella quale sicuramente il consiglio ha funzioni di maggiore rilevanza, perché il consiglio metropolitano ha una funzione anche normativa, ma ha soprattutto una funzione di indirizzo e una funzione di controllo. Il sindaco metropolitano, per la verità, è sicuramente presidente di collegio, quindi con tutti i poteri che sono collegati a questa sua collocazione istituzionale, ed è un, dice la legge, un organo di esecuzione e un organo di proposta. Nel questionario non è casuale, l'ho letto, non è casuale che ci sia un riferimento proprio al potere di proposta, perché vedete, il potere di proposta è un potere che è un po' trasversale negli organi della città metropolitana. E allora si tratta, e di qui la giusta richiesta che è stata fatta, si tratta anche di capire come costruire e che rilevanza dare al potere di proposta, giacché può essere di tutti gli organi, sia della conferenza, sia del sindaco, sia del consiglio. Allora, il sindaco metropolitano è questo. La conferenza metropolitana è soprattutto un organo con funzioni consultive e ancora una volta di proposta. Ed allora, quali possono essere i modi per riempire di ulteriori contenuti le previsioni legislative da parte degli statuti? Ci sono alcune interessanti indicazioni sotto questo punto di vista, integrerei quello o aggiungerei qualcos'altro a quello che ha detto Barrera, perché ci sono alcune interessanti indicazioni che ci vengono dagli statuti approvati e su questo io credo che potremmo fare delle riflessioni, degli approfondimenti e confrontarci. A cosa mi riferisco? Ma mi riferisco per esempio alla configurazione del potere consultivo, cioè ai pareri. Per esempio nello Statuto di Milano, quindi della funzione consultiva, nello Statuto di Milano, per esempio, ci sono dei riferimenti a pareri vincolanti e a pareri obbligatori. Allora, si vuole rafforzare la funzione consultiva, per esempio in capo alla conferenza, e lo si vuole rafforzare questo potere attraverso una previsione di questo genere, è chiaro che sullo sfondo bisogna costruire l'equilibrio fra gli organi, cioè il rapporto sindaco-consiglio, il rapporto sindaco-consiglio-conferenza. Tenete conto di un dato, questo è un elemento, perché poi il tecnico può cercare di dare le risposte ovviamente nei limiti della legge e con riferimento alla, diciamo così, idoneità della soluzione tecnica per dare la risposta, ma deve ovviamente conoscere l'esigenza. Allora teniamo conto di un dato. La conferenza è un organo che vede molti componenti, perché noi siamo di fronte ad un alto numero di comuni che partecipano alla città metropolitana, quindi è un organo collegiale la cui decisione è affidata a un numero abbastanza elevato di componenti. Questo è un dato da considerare, perché nella costruzione è evidente che il numero, rispetto alla possibilità del collegio di esprimere la propria decisione, è un elemento condizionante, non è di per sé un ostacolo, ma è un elemento da considerare. D'altro canto è evidente che la conferenza è l'unico luogo tra gli organi nel quale ci sono tutte le componenti, quindi questo va bilanciato, da un lato il numero, dall'altro l'esigenza di partecipazione, quindi ascoltare, come dire, direttamente tutte le voci e tutte le esigenze che le voci possono portare.
Quindi pareri vincolanti. Poi c'è il, quello che vi dicevo prima, il potere di proposta. E qui la possibilità, anche qui, è da costruire come bilanciarlo, quale privilegiare, come rapportare sindaco e conferenza e anche, per la verità, consiglio nel potere di proposta. Quindi sul piano della funzione consultiva, sul piano della funzione propositiva. E poi accelero al massimo, perché per la verità la mia intenzione è soltanto quella di dare delle indicazioni su punti importanti e generali, perché poi le varie soluzioni ovviamente possono essere realizzate in sintonia con le esigenze. Il punto importante, che credo sia un po' alla base, lo diceva anche Barrera, è il rapporto sindaco-consiglio metropolitano. È un rapporto importante perché insomma, come va costruito? Intanto certamente è collegato alla scelta se il sindaco è elettivo oppure no, ma forse non solo a questo. Allora, io ho verificato, naturalmente non ho fatto una lettura attenta degli statuti, ma insomma ho visto l'impianto, ho verificato che su questo vi sono soluzioni diverse. E ce ne sono due sulle quali bisognerebbe ragionare un po' di più, e cioè quella adottata da Genova e quella adottata da Bologna. Nello statuto si prevede che il sindaco indichi il suo programma al consiglio, quindi il rapporto sindaco e consiglio si basa su una indicazione di programma da parte del sindaco e si basa evidentemente su una condivisione del programma. Però il problema ovviamente è quella della possibilità o della capacità del consiglio di incidere sul programma del sindaco metropolitano. Allora, nello statuto di Genova si parla di orientamento. Il Consiglio metropolitano può orientare il programma del sindaco. Naturalmente ci rendiamo conto che nel rapporto fra i due organi si cerca di realizzare uno schema non solo di raccordo ma di equilibrio. È evidente che più si forza la mano sull'intervento, sulla possibilità di intervento del Consiglio, più si realizza un meccanismo, chiamiamolo a forma di governo, in cui quell'organo riesce a controllare poi l'operato del sindaco. E nello statuto di Bologna ci sono contemplati anche interventi che quindi devono essere recepiti nel programma del sindaco da parte, interventi da parte del Consiglio metropolitano. E qui bisogna quindi ragionare. Si vuole accedere a questo tipo di costruzione, perché è chiaro che se noi diciamo il sindaco metropolitano enuncia il suo programma al consiglio e poi null'altro, le conseguenze sono assai limitate sul piano, come dire, delle tra virgolette reazioni dell'organo consigliare. Modulando la capacità degli interventi si sposta l'equilibrio decisionale. Quindi questa è una scelta che appartiene sicuramente anche alla volontà politica, perché poi da un punto di vista tecnico si può andare da un minimo ad un massimo. E diciamo, su questo elemento si gioca un po' anche la partita, perché rafforzando i poteri della conferenza, per esempio individuando i pareri di un certo tipo, rafforzando la presenza del consiglio, si viene a costruire uno schema dell'azione metropolitana che è variabile o in una maniera o in un'altra, quindi più sull'organo collegiale o in qualche maniera condivisione fra organo collegiale e organo monocratico, e qui diciamo si assesta il sistema sulla base di una forma di governo che è sicuramente atipica e difficile. Comunque, forse Ferdinando Pinto vorrà dire qualcosa al riguardo, ma è sicuramente per me diversa dalle forme di governo classiche che
conosciamo, segnatamente la forma di governo parlamentare che più immediatamente si potrebbe richiamare, che come sapete si fonda sul rapporto fra l'organo collegiale e l'organo monocratico. E allora io mi fermerei a queste considerazioni dicendo che inevitabilmente teniamo conto di un elemento, già che la funzione fondamentale, secondo il mio punto di vista, o sicuramente una delle funzioni fondamentali, è quella della elaborazione del programma strategico che deve essere, il piano strategico che deve essere, come dire, la cornice entro la quale l'intera azione della città metropolitana si svolge, e allora è evidente che questo che stiamo dicendo sul rapporto tra gli organi lo si correla alla individuazione della strategia complessiva della città metropolitana, è chiara la conseguenza in termini di sistema che si determina. E allora, se si vuole dare, se la visione che si ha dello statuto metropolitano è quella di uno statuto che deve contenere previsioni che vincolano, questi sono alcuni degli elementi, ovviamente ce ne sono tanti altri, ma questi sono alcuni degli elementi che costituiscono le prime scelte, le opzioni di fondo, perché poi su queste opzioni ovviamente si possono poi costruire le altre discipline normative, essendo inevitabilmente lo statuto un contenitore ampio, e quindi assicurare la coerenza significa poi sviluppare una trama normativa che si correla a questo impianto di fondo, che come appunto diceva e come adesso ci dirà meglio Fernando Pinto, è strutturalmente connesso al piano funzionale e quindi ha una ricaduta immediata sul modo di dare risposte alle esigenze delle componenti dell'area metropolitana e quindi della città metropolitana. Mi fermo qui, grazie. Grazie al professore Cucuzza, anche perché veramente in modo sintetico è entrato in argomento e ha posto degli spunti che poi effettivamente sono gli spunti sui quali noi aspettiamo di ascoltare la vostra opinione. Si tratta veramente di mettere a fuoco alcune questioni fondamentali relative alla distribuzione e all'organizzazione anche del potere all'interno degli organismi, che è la questione, diciamo, più concreta da cui partire, intorno a cui poi costruire tutta l'architettura della città metropolitana. Questo proprio perché vogliamo entrare subito in medias res, affrontare subito i nodi veri che stanno dentro a questa nostra discussione, perché per poter fare dello statuto, come dicevo prima, non un manifesto di buone intenzioni, ma uno strumento efficace ed operativo per poi appunto dare concretezza alla nuova istituzione della città metropolitana. Detto questo, do la parola al professore Pinto e così concludiamo la prima parte dei nostri lavori. Prego. Allora, Presidente, avendo pochi minuti vi risparmio i ringraziamenti, do per scontati. Vorrei dire qualcosa, mi scuso fin da ora della sinteticità con cui farò alcune proposte, ma come si diceva prima, appunto, il tempo c'è un po' tiranno. Due premesse di fondo però ci tenevo a farlo, ancorché molto brevi. La prima è che lo statuto è sempre esclusivamente una scelta politica, sempre. Non è mai una scelta tecnica, non è mai una scelta che va affidata ai professori, ma è sempre una scelta che va affidata a chi vive nelle istituzioni. Può sembrare banale, ma spesso qua si sentono in giro statuti migliori di altri, statuti peggiori di altri. Non esistono statuti migliori o peggiori di altri, esistono statuti che si costruiscono in virtù degli obiettivi che si intende realizzare. Secondo profilo, le funzioni di cui io parlerò tra un po' sono sempre condizionate dagli organi, dalle scelte che si fanno sugli organi. Quanto più gli organi sono effettivamente rappresentativi e quanto più gli organi hanno una legittimazione democraticamente corretta, tante più quelle funzioni sono in grado di essere esercitate.
perché io posso scrivere qualsiasi cosa in tema di funzioni, ma se non c'è una legittimazione nel soggetto che poi deve esercitare quelle funzioni, tutto resta assolutamente nel vago. Le considerazioni che farò tra un attimo provano di quello, spero che provano quello che sto dicendo. Fatto questo quadro, su cui peraltro devo fare un piccolo riferimento, si sente spesso dire che l'attuale situazione città metropolitana ha un deficit di democrazia, il sistema della elezione diretta, su cui tornerò tra un momento. Questo forse è vero, ma è altrettanto vero che noi abbiamo una situazione diversa e migliore rispetto al passato, in quanto attraverso la conferenza dei sindaci noi abbiamo per la prima volta il massimo grado di rappresentatività dei territori in un organo di livello superiore al comune, perché in passato questo non c'era, cioè non c'era un soggetto politico il quale rappresentava tutti i territori. Detto questo, che cosa è che mi lascia più perplesso in tutte queste vicende che stiamo esaminando? Dico subito che sostanzialmente il paragone che noi possiamo fare per quanto riguarda Napoli è sostanzialmente con Roma e con Milano. Lascio un po' da parte le altre città metropolitane, perché come diceva Piero Barrera, la situazione di Napoli e Milano ha questa caratteristica di poter costruire il sistema dell'elezione diretta senza disaggregare il comune. E mi sembra che questo sia politicamente l'obiettivo, al di là di come è scritto, in cui va avanti Milano, va avanti Roma e probabilmente, da quello che si sente, è anche l'obiettivo politico che vuole realizzare Napoli. Bene, personalmente ho qualche perplessità, ma insomma vorrei dire però una cosa diversa. Bene, ma ammesso che questo sia l'obiettivo politico, che cosa si fa nella fase transitoria? Perché i due statuti, e cioè quello di Milano e quello di Roma, sono costruiti come se la legge che consente l'elezione diretta del sindaco ci fosse già, perché accentuano le competenze del sindaco metropolitano, come inevitabile che sarà se ci dovrà essere l'elezione diretta del sindaco. Perché lì dove ci fosse l'elezione diretta del sindaco è evidente che il sindaco, esattamente come il presidente della provincia, esattamente come i sindaci, deve necessariamente avere una forza tale che gli deriva dalla sua legittimazione popolare. Ma nella fase transitoria che si fa? Quando noi abbiamo un sindaco metropolitano che ha una legittimazione diversa rispetto a quello che è il Consiglio e più in generale l'intera popolazione amministrata. Farò qualche proposta, con tutta la cautela che vengono da alcune proposte a carattere personale, da cui però abbiamo discusso con alcuni amici. Qual è il punto? Si tratta di trovare in questa fase transitoria elementi che rendano, da un lato, il sindaco, uso un'espressione forse non del tutto corretta, responsabile nei confronti del Consiglio, e dall'altro che consentano al Consiglio di svolgere un ruolo di responsabilità politica diversa. Quali possono essere queste soluzioni? Logicamente questo gioverebbe a tutti, perché giova al sindaco, il quale si troverebbe legittimato in una situazione diversa rispetto a quella attuale, in cui tutto sommato, che ne voglia dire il sindaco, che ne voglia pensare il sindaco metropolitano, ha il disagio di presiedere un consiglio che non lo ha eletto, e dall'altra al consiglio, il quale con questo sistema troverebbe una partecipazione diretta. Quali sono gli strumenti per creare questo collegamento? Beh, se voi leggete la legge statale distingue con riferimento alla nomina del vice sindaco la nomina dei consiglieri delegati. Perché mentre con riferimento al vice sindaco questa è una nomina piena, nel senso cioè che la norma dice che il sindaco metropolitano nomina un vice sindaco e ne dà comunicazione al consiglio, questa stessa espressione non è ripetuta per i consiglieri delegati, dove per i consiglieri delegati si fa riferimento allo statuto. E allora mi domando, non è possibile creare un sistema di collegamento attraverso la nomina dei consiglieri delegati?
penso a un'ipotesi che non chiamerei tanto di fiducia, ma un'ipotesi che si può sostanziare con il gradimento, con strumenti cioè che rendano in qualche modo il collegamento tra il soggetto nuovo, di cui parlerò tra un attimo, e il sindaco metropolitano che li nomina. Devo fare riferimento a questo proposito a uno spunto che esiste nello statuto, logicamente molto poco utilizzato, nello statuto regionale della Campania, dove a proposito di nomine si dice che quando le nomine di competenza del presidente devono andare in consiglio, il quale consiglio ha sostanzialmente un silenzio assenso, nel senso che se non le approva entro 30 giorni si danno per approvate, se invece ne dà parere negativo il sindaco può continuare la nomina, ma soltanto con una motivazione. Cosa voglio dire? Che noi possiamo creare nella fase transitoria, che personalmente sono convinto durerà a lungo, un sistema di collegamento tra giunta e sindaco metropolitano e consiglio, che determinerebbe una unione di intenti politico tra l'uno e l'altro soggetto, perché altrimenti noi ci troveremo in una lunghissima fase transitoria con un dialogo tra sordi, da un lato con un sindaco metropolitano che parlerà come se fosse stato eletto direttamente e dall'altro con un consiglio della città metropolitana, stavo per dire provinciale, il quale continuerà a ritenere quella legittimazione come una legittimazione inesistente. Ora, noi credo che in questo senso a Napoli abbiamo la possibilità di scrivere qualcosa di nuovo. Qui la situazione politica è particolarmente fortunata, pur nel suo paradosso di due schieramenti che tendono a equipararsi numericamente, perché proprio questo fatto che questi due soggetti, questi due momenti, si devono equilibrare tra loro, si deve necessariamente trovare dei sistemi di equilibrio. Questa situazione non c'è a Firenze, questa situazione non c'è a Roma e non c'è tantomeno a Milano, dove invece il meccanismo dell'omogeneità e le maggioranze che ne sono scaturite sono state più definite. In questa fase transitoria dunque è importante e fondamentale secondo me trovare questo strumento di collegamento. Chiamatelo fiducia, chiamatelo gradimento, chiamatelo mozione la quale approverà l'operato del sindaco metropolitano, ma mi sembra fondamentale che questo, per quanto mi riguarda, debba essere scritto nello statuto. Detto questo, altre forme di collegamento. Qualcosa lo accennava, anzi una parte fondamentale lo accennava poco fa anche il professore Cocozzi. Il sindaco deve presentare il programma come sindaco metropolitano, non come sindaco. E dirò di più, secondo me il sindaco metropolitano deve giurare come sindaco metropolitano. Non può ritenere che il giuramento valido sia quello fatto come sindaco, perché il ruolo è diverso. Deve giurare come sindaco metropolitano perché questo è il sistema ulteriore di collegamento tra il sindaco metropolitano e il consiglio che ne costituisce il referente politico. Ancora sulla fase transitoria, ma una volta nominati i consiglieri delegati, che succede dei consiglieri delegati? Non c'è la giunta, a parte, detto fra parentesi, che qua avremmo un problema che si sta poco considerando e che è quello delle pari opportunità, perché qui il discorso è diverso rispetto a quello, perché qui i consiglieri possono essere soltanto tra quelli delegati, tra quelli eletti, con la conseguenza che io poi, se devo tener di conto la pari opportunità e magari c'è qualcuno che non è politicamente omogeneo, che cosa succede in questo caso? Ma questo è una parentesi. Resta comunque il problema di trovare un soggetto il quale in qualche modo rappresenti l'unitarietà delle deleghe, perché qui, attenzione, si corre il rischio gravissimo di stabilire dei meccanismi di dove soprattutto i consiglieri abbiano delle competenze esterne, si corre il rischio gravissimo di fare tanti piccoli feudi i quali, non avendo poi la sintesi della riunificazione rappresentata dalla giunta, corrono il rischio poi che ognuno corre per fatti suoi.
Qui il vice sindaco può avere un ruolo fondamentale, e l'idea di introdurre, diciamolo con grande franchezza, un istituto che chiameremo conferenza dei consiglieri delegati, sul tipo della conferenza dei servizi, dove, come sapete benissimo, ognuno resta autonomo e pur tuttavia la conferenza in qualche modo rappresenta una sintesi, credo che debba essere pensato e forse in parte introdotto. Quindi, come vedete, i problemi sono, io vado molto rapidamente, ma i problemi sono tantissimi. Ne voglio accennare un ultimo. Ma perché non prevedere un presidente del Consiglio metropolitano? Perché anche questo è un profilo importante, perché in qualche modo accentua una autonomia del Consiglio in questa fase transitoria. È evidente che quando la fase transitoria sarà superata il problema non si pone, perché è esattamente quello che si poneva per i sindaci, in cui i sindaci al di sotto di 15.000 abitanti, in cui la legittimazione era diretta. Detto questo, fatto questo quadro brevissimo, che è un quadro della transitorietà, ma un quadro di una transitorietà che rischia in questa fase di diventare molto ma molto lunga, perché anche gli obiettivi di fare di nuovo l'elezione diretta del sindaco si scontrano con la maggioranza non parlamentare ma di governo, che in questo momento sembra assolutamente contrario a reintrodurre un sistema sul carattere provinciale. Arrivo alle funzioni molto rapidamente. Anche qui dovremmo fare qualche considerazione un poco più meno banale di quello che si fa di solito. Voi sapete, la Regione Campania ha approvato un disegno di legge sulle funzioni delle province e della città metropolitana. Si dice, ma in realtà la Regione Campania non ha fatto null'altro che confermare l'esistente. Questo in realtà non è vero, perché è vero che, come tutte le tecniche in cui non si sa che pesci prendere, il tutto è rinviato a futuri atti legislativi. Ma la Regione Campania fa un paio di scelte che mi sembra singolare siano passate nel silenzio generale. La prima è questa. Qui non ci saranno 5 livelli di amministrazione subregionale, cioè città metropolitana e le 4 province, perché già in questo caso si parla di 3 livelli di governo. Perché nel disegno di legge c'è città metropolitana di Napoli, si accorpa Benevento e Avellino, Benevento e Caserta, e si accorpa Avellino e Salerno. Quindi già cominciamo a dire che questa è una scelta che in qualche modo finirà per impattare anche sulla città metropolitana di Napoli, la quale si troverà in un sistema di governo regionale che non è un sistema di governo in cui esiste una città metropolitana ed esistono 4 province, ma si troverà su province che sono sicuramente più ampie di quanto si era pensato originariamente. Inoltre, non so se voi, anche questa è una frase molto inquietante che scrive la Regione Campania. La Regione Campania scrive che, poiché negli anni non sono stati fatti trasferimenti nei confronti delle province, in questo momento non se ne possono fare più, e quindi semmai la Regione Campania si prenderà alcune competenze della città metropolitana piuttosto che trasferire. Io non so con quale, come posso dire, protervia, capacità si possa scrivere una cosa del genere, ma comunque, visto, insomma, è scritto esattamente così nel disegno di legge. E inoltre, ultima battuta, finisco rapidamente, Presidente, c'è anche qui una cosa molto singolare che è scritta nel disegno di legge. E cioè c'è scritto che verranno eliminate le funzioni obsolete, cioè quelle che sono esercitate in virtù di leggi che poi in realtà non vengono applicate, perché troppo vecchie oppure perché... Ora, io non so chi ha scritto questa cosa, perché questa cosa ha una doppia lettura. Ho una lettura, diciamo, un po' ironica, dicendo, insomma, le leggi o ci stanno o non ci stanno, se si applicano è semmai un problema di farle applicare, non di quelle. Oppure, e questa è invece è una lettura più sottile, attenzione, perché la città metropolitana non è costruita nell'idea del legislatore regionale come ente generale di governo.
quindi non come ente a fini generali, perché l'obiezione è stata quella poi che diciamo tra il 70 e il 1970 e il 1980 è avvenuto per i comuni, ma è costruita come un ente dotato di competenze limitate, precisate e unicamente specificate in funzione di quello che prevede la legge regionale. Come vedete i problemi che si aprono sono enormi. Mi dispiace di aver dovuto rimanere nell'ambito del tempo assegnato, vorrei dire soltanto una cosa. Non ci sentiamo ultimi, perché qui queste Milano, Roma, Genova, Firenze, Bologna e Bari hanno già fatto. Probabilmente hanno fatto male. Grazie. Grazie davvero al professore Pinto, e come vedete insomma anche l'impostazione dei nostri lavori è stata costruita in modo da mettere a fuoco le questioni e da offrire a tutti quanti voi gli spunti migliori per poter poi ascoltare la vostra opinione e trarne delle valutazioni di ordine più generale. Quindi io darei inizio al dibattito. Il dibattito di oggi è riservato, se non in modo esclusivo, diciamo innanzitutto ai sindaci, quindi sono i sindaci che vogliamo ascoltare. Ripeto, lunedì prossimo avremo poi un incontro con i soggetti del partenariato e poi costruiremo una terza occasione di incontro con il mondo delle associazioni, della cultura, dell'accademia e quant'altro. Quindi occasioni ce ne saranno. Ci è sembrato opportuno partire oggi da un ascolto dei sindaci, perché appunto le questioni che abbiamo voluto focalizzare toccano l'organizzazione dei rapporti di potere, delle funzioni, e quindi chi più dei sindaci innanzitutto è portatore di questa sensibilità. Quindi detto ciò, io sono soltanto in attesa di sapere chi di voi intende intervenire. Intanto Pino Capasso. Sì. Intanto do la parola a Pino Capasso, sindaco di San Sebastiano, nonché già consigliere provinciale, capogruppo in provincia per il Partito Democratico. Sì, direi di sì, sì. Poi man mano mi fate pervenire la vostra, diciamo, richiesta di intervento. Allora do intanto la parola a Pino Capasso. Prego. No, io brevemente così proviamo, credo che tutti siano interessati insomma a dare il loro contributo in questa fase che abbiamo definito e voluto essere insomma costituenti. Io credo che dobbiamo spendere bene questo anno che ci separa dalla prossima elezione. Non mi affascina neanche la costruzione di un'eventuale maggioranza per quelli che sono gli aspetti gestionali, mentre invece mi intriga molto di più il lavoro che si può fare in questa particolare condizione napoletana, con un sostanziale equilibrio politico e un primus inter pares che il sindaco di Napoli, insomma, previsto e prescritto insomma, dalla legge. Ho avuto modo di dire al presidente Tuccillo, facendo una battuta, lui ci ha fornito lo statuto del Comune di Milano, che se non sbaglio al punto 1 prevede che la città metropolitana persegue come obiettivo fondamentale la felicità dei cittadini. Era un invito alla prudenza nel mutuare anche questo lessico, perché ovviamente viviamo in una latitudine insomma un po' diversa, che se sul piano concettuale questa ambizione può essere condivisa, insomma qui a Napoli probabilmente dalla città metropolitana prima di arrivare alla felicità ci si aspetta, ecco, che ci siano altri step quali quelli egregiamente introdotti insomma dai nostri relatori. Faccio la battuta per precisare che spero e sono convinto che tutti noi, anche chi ci sta lavorando, non siamo presi dall'assillo, lo ha detto bene Ferdinando Pinto, di fare subito, di fare presto. Bisogna fare presto, non possiamo essere il fanalino di coda, abbiamo recuperato un po' di tempo, ma dobbiamo fare bene e soprattutto dobbiamo fare lo statuto della città metropolitana di Napoli, che tenga conto delle sue uniche peculiarità. Quando c'è stato il dibattito della vigilia, anche qualcuno dei relatori presenti ha avuto modo di
farci capire come in realtà, se c'è una città metropolitana in Italia, questa per antonomasia è la città metropolitana di Napoli, per le ragioni che ci siamo detti più volte, insomma, che sorvolo, una conurbazione molto intensa, una intima connessione di sistemi territoriali. Allora dobbiamo fare lo statuto della città metropolitana di Napoli, e da sindaco devo dire, facendo in modo che ci sia anche il contributo dei sindaci, che poi gli statuti, scopriamo una nostra fragilità anche nei comuni, quasi sempre assomigliano di più a dei meri adempimenti burocratici, insomma, non già a una lettura, insomma, quelle che sono le potenzialità e le vocazioni dei territori. Invece lo statuto della città metropolitana, a mio avviso, deve porre rimedio anche ad alcuni guasti storici che ho già avuto modo, insomma, nei precedenti interventi, insomma, di riferire, che si sono prodotti e stratificati qui in provincia di Napoli. Uso in maniera nostalgica il termine provincia, Presidente Pentangelo. Perché? Perché è chiaro che qui l'integrazione non si è quasi mai compiuta, tranne quella fatta da Gioacchino Miurà, quindi mi riferisco a Bagnoli, Fuorigrotta, che in qualche modo, insomma, sono entrati a far parte della città di Napoli, la città capoluogo. Quella fatta in epoca fascista è stata una tragedia, è stato un fallimento, quindi a Scampia, a San Pietro a Patierno, a Ponticelli, a San Giovanni, insomma, non credo che si possa dire che abbiano realizzato la condizione di riscatto da una condizione periferica che ancora tutt'oggi vivono. Allora la città metropolitana e il suo statuto possono rappresentare una preziosa opportunità perché si definiscano aree omogenee che possano concorrere in modo paritario a definire delle linee di sviluppo che non necessariamente e forzosamente le vogliano integrare nella città capoluogo e dentro la cinta urbana, e magari scoprire anche delle affinità elettive, e non solo elettive, con altri comuni della cintura che invece in maniera più dinamica, insomma, possono assolvere a funzioni, rispondere meglio, insomma, alle vocazioni territoriali, qualcuno nel settore ambientale, qualcuno nel settore produttivo, qualcuno nel settore terziario. Segnalo al riguardo un prezioso lavoro del quale ci stiamo un po' dimenticando, lo dico ai nuovi consiglieri metropolitani che non invidio, insomma, per come è nata questa legge, che c'è un eccellente lavoro, che è il piano territoriale di coordinamento della provincia, che già definisce 7 aree omogenee, e probabilmente quello è un punto di partenza che ci consente di risparmiare l'approccio, diciamo, a quali possono essere le nostre nuove e future identità. L'altra cosa che segnalo e concludo è un po' la questione, lo sentivo dal professor Barrera, è vero che qui bisogna dare un senso ai meccanismi decisionali e quindi garantire insieme la democrazia ma anche la rapidità delle scelte, ma c'è un bonus nel terzo dei comuni, nella metà della popolazione, per cui, vista la specificità di Napoli, bastano 5 comuni per ottenere la maggioranza del Consiglio metropolitano nell'assemblea, perdonatemi. Quindi su questo io un supplemento di riflessione lo farei, l'abbiamo notificato al sindaco De Magistris nella prima conferenza metropolitana, insomma, se passa la tesi che un terzo dei comuni o metà della popolazione, bastano 5 comuni per fare in modo che... Lo segnalo solo proprio da inesperto, insomma, raccogliendo un po' l'idea. L'altra, e concludo veramente, è introdurre sulla base di quelle che sono le volontà politiche, Pinto ha detto una cosa secondo me molto puntuale, molto attuale, è dire che lo statuto è uno strumento che si forma a valle delle volontà politiche. Non stiamo scrivendo una Magna Cars, non stiamo scrivendo la Costituzione italiana. Allora, se vogliamo realizzare tutto questo, ad esempio, non possiamo tener conto degli elementi di sussidiarietà che intendiamo introdurre nelle funzioni. Lo diceva Tuccillo, scuole, strade, continua a farle la provincia, lo faranno i comuni, con quali strumenti, con quale personale, con quale risorse. Quindi le funzioni entrano a gamba tesa anche in quelle che sono le previsioni statutarie, perché poi naturalmente dovremmo scrivere su questo, insomma, una pagina che renda non solo sostenibile ma anche praticabili le nostre scelte. Grazie. Grazie Pino. Anche per quest'ultimo tema che è stato posto, che poi è stato oggetto, diciamo, di una discussione in occasione della prima conferenza dei sindaci.
Seguire, prego, ciascuno di voi poi cortesemente, quando prende la parola, se si presenta pure, in modo molti di voi, con molti ci conosciamo, ma non con tutti. Allora, buonasera, Gianni De Martino, sindaco di Capri. Allora, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei relatori e indubbiamente c'è da preoccuparsi. Siamo ancora forse all'embrione, siamo ancora forse all'inizio, bisogna lavorare. Questo è, penso, quello che viene fuori dagli interventi eseguiti. Napoli sicuramente è una grande provincia, ma proprio perché è una grande provincia è un territorio vasto, ma soprattutto eterogeneo. Noi abbiamo comuni rivieraschi, comuni costieri, comuni nelle isole, comunità montane, comuni vesuviani, eccetera, che hanno sicuramente tutte esigenze e caratteristiche diverse. E ritengo perciò che già nello statuto tutto questo debba essere previsto. Lo statuto deve essere uno strumento operativo, una legge, un qualcosa che veramente ci metta al coperto da quelli che sono le guerre che potrebbero scaturire tra i vari comuni. Dobbiamo evitare che scaturiscano guerre tra i poveri, dobbiamo evitare che praticamente poi le eterogeneità dei nostri territori possano portare a qualche dispiacere tra di noi comuni, perché altrimenti costruiamo poco. Adesso che questa settorialità che tenga conto della nostra eterogeneità venga assegnata ai consiglieri per delega o venga specificamente previsto dai settori di uno statuto che deve essere realizzato è da decidere. E l'abilità, penso, di chi stilerà e predisporrà lo statuto della città metropolitana di Napoli penso che sia indispensabile per arrivare a questo risultato. E poi in funzione dei poteri degli organi esecutivi che dovranno decidere le sorti della città metropolitana, condivido la necessità che questo potere venga sia di natura collegiale. Non possiamo fare a meno di assegnare a una sola persona, con tutta la stima che si possa avere, di poter prendere decisioni. Allora anche là la collegialità deve essere indispensabile. Io penso che il sistema banalissimo della giunta comunale, della giunta regionale, che abbia poi il riferimento del Presidente, possa essere preso a modello della nuova impostazione dello Statuto. Perché lo Statuto della città metropolitana di Napoli penso possa essere poi veramente preso a modello, se riusciamo a realizzarlo in una maniera veramente impostata bene, possa essere preso a modello delle altre città metropolitane. Lo Statuto è un documento, è un atto che si modifica, per cui non possiamo avere la presunzione e l'arroganza di cogliere tutto nella prima estensione, però se ci riserviamo di dare questa possibilità di rivedere nell'imminenza la possibilità di rivedere queste norme che ci dovranno consentire di gestire i nostri territori, sarà sicuramente un passo importante. Grazie. Grazie collega De Martino. Il sindaco di Forio, Francesco Del Deo, che tra l'altro interviene anche a nome degli altri sindaci dell'isola d'Ischia, quindi ha anche un potere di delega in questo caso, una rappresentanza. Si parla di comune, quindi... Allora io sarò, diciamo, telegrafico, saluto tutti collegialmente superando il rito della forma, perché altrimenti non riusciamo a stare nei tempi, anche perché diciamo, noi purtroppo come isola abbiamo dei grossi problemi, come il sindaco di Capri accennava prima. Io dopo aver ascoltato e seguito un po', diciamo, gli oratori che mi hanno preceduto, non spaventato, ma sono terrorizzato perché io credo che suggerisco al Presidente, all'amico Mimmo Toccillo, di prendere il professore Pinto e di metterlo a catena fino a quando non abbiamo varato lo statuto, perché io sono stato erudito da una sua ex studentessa, che adesso è il Presidente dell'area marina protetta di Ischia, che infatti già mi aveva detto quello che lei oggi molto sinteticamente ci ha, diciamo, detto.
Il problema grosso, io chiedo proprio al Presidente della Commissione statutaria di sollecitare tutti i sindaci, perché noi abbiamo delle, per esempio come isola di Ischia, come isola di Ischia Capo di Procida, abbiamo delle peculiarità diverse rispetto agli altri, alle altre zone. Allora si parla di zone, di collegi, di zone omogenee, ma dobbiamo stare molto attenti, perché la rappresentatività è una cosa molto importante, perché noi, come dicevo prima, abbiamo delle differenze enormi. Ecco, io per esempio stasera fra 5 minuti vi devo lasciare, perché se non prendiamo la discafa delle 5:20 arrivo a mezzanotte a casa. Quindi, e questo fa parte appunto del discorso che dicevamo prima. Io credo che noi come isole, io mi interfaccerò con De Martino e con Procida, proprio per cercare di portare delle nostre proposte. Naturalmente noi, per un fatto di democrazia, e non me ne voglio a Luigi De Magistris, perché oggi c'è e domani potrebbe non esserci come tutti noi, ma credo che dobbiamo puntare ad avere un sindaco o un presidente, no, detto con oggi c'è, domani non c'è, come tutti noi d'altra parte, insomma. Quindi, è un destino. Non vedo la sindaco. Come sindaco? No, sono come sindaco. Quindi quello che volevo dire è che noi dobbiamo far sì che il sindaco, oppure meglio il presidente, come succede il professor Pinto, venga eletto direttamente, come deve essere eletto direttamente, come devono essere eletti direttamente i consiglieri. Io ti posso assicurare una sola cosa, caro Minutocino, che noi come isole, credo di interpretare anche il pensiero dell'amico del collega De Martino, non ti daremo tregua, perché qui dobbiamo dare un'accelerata. Barrera pure diceva che abbiamo raggiunto un risultato dopo 20 anni, ma secondo me era meglio lasciare tutto come stava. Io forse avrei abolito le regioni e non le province, perché il disastro italiano sono state le regioni. Purtroppo io vi devo lasciare, perché altrimenti rischio di non prendere la discarica. Grazie e sicuramente ci teniamo in contatto. Grazie Francesco. Grazie a te. Allora c'è prima l'assessore di Sant'Anastasia in rappresentanza del sindaco e poi il sindaco di Portici, Nicola Marrò. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Un saluto, un ringraziamento per l'invito a questo importante momento, tra virgolette, statutario, o meglio di fondazione statutaria. Porto ovviamente i saluti del sindaco Raffaele Abete per cercare di non far mancare la presenza di realtà che sono nell'ambito territoriale della provincia di Napoli, ma che soffrono di consistenze che evidentemente vengono dimenticate dal legislatore nazionale. Mi riferisco in particolare al fatto che la legge nazionale, i disegni di legge regionale e anche i nostri sforzi quando ci vediamo si dimenticano di alcune peculiarità che invece geograficamente, geometricamente, ma anche paesaggisticamente appartengono solo ed esclusivamente alla realtà dell'ex provincia di Napoli. Mi riferisco al fatto che dal punto di vista idrogeologico, dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista delle complessità paesaggistiche, rischi ambientali, eccetera, solo la nostra provincia ha il patrimonio di tutte le possibili complessità. Ne dico una perché rappresento le realtà del Vesuviano: solo noi abbiamo una zona rossa e un rischio vulcanico che ci mette in chiara evidenza delle difficoltà di natura operativa per quanto riguarda l'immagine della provincia intesa come un contesto unitario. È evidente che le peculiarità sono enormemente diverse. Allora, se è vero come è vero che il rischio Vesuvio rappresenta, o meglio il rischio delle zone rosse rappresenta, una forte problematica per quanto riguarda l'aspetto residenziale, è anche vero che la città metropolitana di Napoli dovrebbe potersi confrontare con una sorta di compensazioni delle funzioni. Allora, nello statuto, secondo me, è necessario, e secondo noi nell'area vesuviana ne abbiamo più volte parlato, è necessario ragionare sulla possibilità di spalmare determinate funzioni che non possono essere tutte concentrate nella città. Non me ne voglia, io sono napoletano e ho l'onore di svolgere la funzione dell'assessore tecnico, tra virgolette, del Comune di Sant'Anastasia, ma è normale
che le funzioni debbano essere riviste sulla scala metropolitana. Ed è evidente che se tutti gli uffici, diciamo le università, gli ospedali, i servizi generali, la regione sono concentrati sulla città, è evidente che questa città metropolitana parte zoppa. Ovviamente, perché questa cosa statutariamente possa essere riconosciuta, c'è bisogno anche di quel famoso controllo di cui parlavano prima i professori tra le funzioni, le indicazioni di indirizzo e soprattutto che rapporti e che relazioni ci possono essere tra sindaco della città metropolitana, consiglio metropolitano e conferenza dei sindaci. Prima si parlava giustamente dell'assenza o dell'opportunità storica importante di avere una, come dire, un rigurgito di democrazia, tra virgolette, laddove c'è questa opportunità della conferenza dei sindaci, ma è evidente che la conferenza dei sindaci deve poter votare anche e pesare, tra virgolette, anche sugli indirizzi strategici, e cioè sulla funzione, quando si parla del piano strategico, è evidente che anche la conferenza dei sindaci deve poter esprimere in pieno rapporto proporzionale ma soprattutto funzionale della città metropolitana quello che è il suo voto. Oggi, se vedo quello che la legge nazionale individua, rilevo soltanto una prima grossa e preoccupante sproporzione. Se nel consiglio metropolitano, non me ne vogliano tutti gli amici napoletani eccetera, ma c'è una presenza di circa 8-9 consiglieri della città metropolitana che sono consiglieri cittadini, mi aiutate a dire esattamente, più della metà insieme al sindaco eccetera, è evidente che tutte le peculiarità che sono costituite dai territori, fondamentali peraltro per far quadrare un bilancio di 3 milioni di abitanti, non sono sufficientemente rappresentati. E allora è evidente che il sindaco della città metropolitana, che noi immaginiamo debba essere eletto a suffragio evidentemente da parte di tutti i cittadini, proprio perché deve rappresentare tutti i cittadini, 3 milioni dispari della città metropolitana, deve avere anche, tra virgolette, l'opportunità di rivolgersi a un consiglio metropolitano e alla conferenza dei sindaci, che devono essere non semplicemente gli organismi statutari, ma devono incidere pesantemente sull'azione della città metropolitana, perché altrimenti ci sarà uno scollamento fondamentale tra quelli che possono essere le esigenze di tutte le piccole realtà e le peculiarità che invece possono distrarre l'ordinaria gestione di una città metropolitana. È normale che tutte le funzioni debbano essere distribuite, così come la geografia dei luoghi, l'orografia, le infrastrutture consigliano, ma devono essere tutte distribuite con equità all'interno del complesso territorio della città metropolitana. Ecco, penso che questo sia come dire, un aspetto fondamentale da tenere a bada per la costituzione dello statuto. Vi ringrazio. Grazie a te. E diamo la parola a Nicola Marrone, sindaco di Portici. Sindaco di Portici. Buonasera a tutti, grazie per l'occasione che ci avete fornito di ascoltare anche, diciamo, le nostre riflessioni. E io, nel svilupparle molto sinteticamente, vorrei partire proprio dalla scheda tecnica che ci è stata fornita, perché secondo me al primo punto pone forse la domanda fondamentale, cioè l'idea che noi vogliamo dare a questa città metropolitana, pur partendo chiaramente dal disposto normativo già adottato, cioè se deve essere un ente di mero coordinamento o deve accentrare poteri di gestione, perché secondo me noi stiamo ancora ruotando attorno a questo punto fondamentale, cioè alla definizione delle funzioni e dell'idea che si dovrebbe avere di questa città metropolitana, perché voglio dire anche una cosa parzialmente contraria a quella che è stata detta da molti, cioè questo problema della democrazia e del sistema di elezione diretta. Io credo che questo tipo di risposta debba essere la risposta data con riferimento proprio all'idea che noi abbiamo della città metropolitana, ovvero se è ente di mero coordinamento, io non credo che sia del tutto incongruo disegnarla anche attraverso un meccanismo elettorale di secondo grado. È chiaro che laddove invece abbiamo dei poteri di gestione che naturalmente sussistono, per esempio laddove abbiamo trasmesso il patrimonio della provincia così de plano alla città metropolitana, così come altri poteri di gestione, è evidente che dei poteri di gestione devono presupporre un meccanismo di investitura diretta da parte del popolo sovrano. Quindi tra l'altro noi stiamo ragionando intorno allo statuto, e se i ricordi universitari, diciamo, non mi ingannano, è quello che leggo anche
dalla norma, mi sembra confermarlo. Beh, certamente lo statuto non entra nel merito delle funzioni che sono, diciamo, definite e delineate ovviamente da quello che è stato il primo provvedimento legislativo che ha fatto riferimento all'articolo 117,2 lettera P della Costituzione, individuando una serie di funzioni fondamentali, e credo che su quelle, i professori mi correggano se dico qualcosa di sbagliato, ma credo che su quelle poi la Regione non dovrebbe entrare nel momento in cui la legge dello Stato ha individuato queste funzioni fondamentali. Quindi abbiamo questa certezza di queste funzioni fondamentali che, perdonate se cerco dei rimandi normativi, ma che sono puntualmente definite dalla norma e che tra l'altro parlano, sembrano parlare ed evocare un quadro di ente di coordinamento più che un ente di gestione diretta, perché si fa riferimento a piani territoriali di carattere urbanistico, piani territoriali di carattere sui, diciamo, sui servizi. Quindi credo che l'occasione, diciamo, di scrivere lo statuto comunque sia anche un'occasione importante per cercare di individuare con diciamo, maggiore approfondimento questo che è la problematica fondamentale. E poi un altro passaggio, cerco, ripeto, di limitarmi insomma, nell'esame dei moltissimi problemi che sono stati evidenziati, è quello poi dell'elezione diretta, perché se a elezione diretta si deve accedere, anche qui il meccanismo legislativo prevede un percorso ben preciso, cioè quello dell'individuazione delle zone omogenee. Io sul punto sono perfettamente in linea con quanto ha detto il collega Pino Capasso, si potrebbe anche mutuare la precedente esperienza della provincia che ha già ragionato per aree omogenee e farne punto di ragionamento. Anzi, dico di più, anche in un meccanismo elettorale che si può immaginare di elezione diretta, sarebbe forse il caso, perché credo che, ecco, che mai come in questo caso dobbiamo spogliarci di logiche partitiche, di logiche di appartenenza politica e cercare di guardare al bene del territorio. Beh, io insomma mi sentirei maggiormente tutelato come sindaco, diciamo, di un comune della fascia vesuviana dal sapere che in consiglio della città metropolitana siede un rappresentante di un'area omogenea che può valutare con attenzione, ripeto, a prescindere da appartenenze politiche, ma per ragionamenti ovviamente, diciamo, legati alle comuni considerazioni anche di carattere economico e strategico, perché poi noi stiamo disegnando questo ente come ente che deve pensare la strategia del territorio, non dobbiamo mai dimenticare questo passaggio, e quindi prevedere nella creazione delle aree omogenee anche quello che poi è, come dire, l'interfaccia col meccanismo elettorale, perché ripeto, credo che sia fondamentale, al di là della visione napolicentrica, è che ogni area omogenea poi abbia dei meccanismi, come dire, di rappresentanza in sede di consiglio. Quanto poi al meccanismo, vabbè, delle divisioni interne dei poteri, ce ne sarebbe tanto da dire, ma ovviamente insomma, magari auspico che ci sia qualche altra sede in cui forse, al di là, diciamo, di questa breve esposizione verbale, possiamo anche metterci a lavorare in modo, come dire, non verbale e scritto per dare il nostro contributo sul tema. Grazie. Grazie Nicola Marrone. Grazie. Se ci sono altri sindaci innanzitutto che vogliono intervenire, ripeto, perché la giornata di oggi è dedicata innanzitutto a loro, poi ci saranno anche altre occasioni per sentire altri, per avere altri contributi. Il sindaco di Melito, Venanzio Carpentieri. E poi ci sta forse. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Credo che le riflessioni svolte poco fa dal collega Marrone siano quanto mai appropriate. Anch'io sono tra quelli che ritengono che questa riforma sia una riforma assolutamente a maglie larghe, che impone la scelta preliminare rispetto al profilo da dare al nuovo ente, soggetto istituzionale di mero coordinamento oppure qualcos'altro. Ed è evidente che da questa preliminare decisione discende anche l'impostazione, la traccia che si intende dare allo statuto, ai meccanismi di funzionamento, alle modalità di elezione degli organi, ai reciproci rapporti, alla modalità di distribuzione delle competenze all'interno
del Consiglio, della Conferenza, con tutto ciò che ne consegue. La mia opinione personale è che valga assolutamente la pena di percorrere la strada più ambiziosa. Allo stato dell'arte credo sia necessario un ripensamento complessivo dell'architettura istituzionale dei nostri enti locali, anche in rapporto al profilo che la Regione dovrà assumere. Viviamo in una Regione in cui non può dirsi completato del tutto il processo di trasferimento delle competenze amministrative nei riguardi degli enti locali, tutt'altro. E quindi l'aspirazione, almeno questa è l'esperienza che noi sindaci quotidianamente viviamo, quell'aspirazione ad avere da parte delle nostre comunità, ad avere il più vicino possibile il soggetto decisore e allo stesso tempo anche il responsabile delle azioni o delle omissioni richieste dalle comunità, mi fa propendere per una impostazione della città metropolitana di questo tipo. Una città metropolitana all'interno della quale si dia anche l'occasione, a partire proprio dall'elaborazione dello statuto, per abbattere un qualche tabù. Da un lato rispetto al napolicentrismo, è stato detto in alcuni degli interventi iniziali, quindi innanzitutto rispetto al napolicentrismo, dall'altro lato anche a rischio di un accerchiamento quasi del capoluogo da parte dei comuni della provincia, che particolarità assolutamente specifica del caso napoletano sono, in termini di popolazione, rappresentano la maggioranza dell'intero territorio provinciale. E credo che la legge dia almeno in potenza gli strumenti per realizzare un'architettura istituzionale equilibrata, da un lato fornendo l'opportunità per un'opzione in vista dell'elezione diretta del sindaco metropolitano, il che si sposa bene con l'idea di un ente dalle competenze forti, non un mero ente di coordinamento, dall'altro lato valorizzando il ruolo che la restante parte del territorio provinciale può svolgere mediante l'istituzione delle zone omogenee. Il tutto unito ad una riorganizzazione del comune capoluogo che ovviamente è favorita, come è stato ricordato in apertura, dalla circostanza che lo stesso capoluogo non è obbligato a sciogliersi e a scomparire. Al contrario, può vivere anche questa fase come un'opportunità per ripensare il proprio modo di articolarsi sul territorio. Per cui credo che le opportunità ci siano notevoli. Anche io penso che il fatto di non aver approvato lo statuto entro il 31 dicembre di per sé non rappresenti un male, una nota di demerito per la nascente città metropolitana, perché al contrario possiamo far tesoro, esperienza di quello che stanno discutendo, in qualche caso hanno già formalizzato i colleghi delle altre città metropolitane, sapendo che i motivi di riflessione, di analisi, di approfondimento sono sicuramente notevoli, ma avendo anche la consapevolezza, credo che debba risiedere questo in ciascuno di noi, che l'opportunità che ci si pone davanti è un'opportunità assolutamente significativa per il presente, ma soprattutto per il futuro del nostro territorio. Grazie Venanzio. Altri interventi ancora? Il sindaco Manzi, se non sbaglio. Casa Marciano, vero? Casa Marciano. Beh, io credo che per come stia stato tratteggiato dagli illustri nostri professori i problemi che abbiamo alla nostra attenzione, poco c'è da dire. Credo che siano stati anche tratteggiati i rimedi che devono essere adottati.
E mi spiego meglio. Noi abbiamo di fronte a un provvedimento legislativo che tende a rendere più incisivo la possibilità di decidere su alcune funzioni ben determinate, come poi allo stesso tempo riequilibrare un'area che non deve essere soltanto quella di Napoli in quanto tale, ma un'area molto più vasta e che quindi abbraccia l'intera provincia. Quando parliamo di equilibri delle varie aree all'interno della città metropolitana, è evidente che c'è una situazione in questo momento di grande preoccupazione nelle aree, diciamo così, più esterne a quella dell'area di Napoli in quanto tale, perché inevitabilmente il problema dell'equilibrio gestionale e decisionale possa inevitabilmente portare a decisionismi che vanno a incidere in maniera negativa sulle aree più interne. Cioè, il punto è questo: come si fa e come si rende in grado di poter trovare il giusto equilibrio per consentire che le decisioni a veloci di quelle che possa essere poi effettivamente definitiva quella che è l'area metropolitana, cioè di un organo di coordinamento, un organo decisionale rispetto a quelle determinate funzioni, come si possa rappresentare l'intera omogeneità degli interventi che vadano invece ad essere salvaguardate le comunità che non sono praticamente quelle del napoletano in quanto tale. Cioè, questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre, e mi pare che i nostri professori ci hanno indicato anche delle strade. E come ce l'hanno indicato? Quando ci hanno detto all'inizio che lo statuto altro è che un documento politico. Se ricordo male, non ricordo male in che cosa possa consistere il documento politico, cioè che è la base su cui poi noi dobbiamo ragionare per fare in modo che si possano mettere in quel documento le salvaguardie di queste nostre preoccupazioni, significa che il più è fatto. Non dovremmo arrivare al punto di non fare una guerra, diciamo così, a contraris, cioè quello non è di tipicamente partitocratico, ma di quella politica. Poi noi ci potremmo trovare di fronte a una situazione secondo la quale ci troviamo di fronte ad una guerra che è tra Napoli e tutto il resto della provincia. Questa poi è l'elemento su cui noi dovremmo maggiormente discutere, perché poi non ci troveremmo più d'accordo tra un partito ed un altro, ma arriveremo a fare una buona guerra tipicamente anacronistica, secondo cui le zone interne si dovranno difendere sulle varie funzioni che dovranno essere messe a disposizione, su quello che poi Napoli dovrà decidere. Perché poi noi amministratori più piccoli, un po' nelle zone, di questo noi ci preoccupiamo, per come si è verificato per esempio quando riguarda i rifiuti. Napoli è conurbato, di conseguenza la discarica non ce l'abbiamo, perché noi siamo conurbati, dove la dobbiamo mettere? Dobbiamo metterla dove ci sta, nelle aree dove è praticamente, se noi facciamo per esempio il Nolano, perché praticamente ci stanno le cave, c'è la zonizzazione che la consente, a questo punto vediamo e ci andiamo a mettere l'area di scarico, perché praticamente Napoli è conurbato. Se ne è fatto poco il fatto che per esempio noi nel Milano facciamo una raccolta differenziata ad altissimo profilo e via dicendo, no, perché purtroppo siccome le cave stanno là e non ci sta niente da fare, noi dobbiamo subire un principio, diciamo così, di civiltà a danno nostro, semplicemente perché praticamente Napoli non ha dove mettere le discariche. Questo è nel piccolo per far capire che noi, se non studiamo oggi bene questo tipo di equilibrio per garantire le zone interne e le altre zone, che non possono essere definite soltanto con cosiddette aree omogenee per quanto riguarda le questioni che sono già all'attenzione, ma dobbiamo mettere in campo un sistema di equilibri che garantisca effettivamente la rappresentanza e la democraticità delle decisioni. Se no, diversamente, Napoli deciderà tutto lui, e ci troveremo inevitabilmente a fare questa guerra tra due contrapposte situazioni, quello di Napoli e quello della provincia. Grazie. 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 Sindaco di Casalnuovo, Antonio Peluso. Sì. Grazie per l'opportunità che ci viene data e che spero, al di là degli incontri successivi che ci saranno con il partenariato sociale ed altri aspetti,
si possa magari immaginare anche un altro incontro organizzato un poco più sullo specifico, almeno per sezioni di quello che deve essere lo statuto, di modo che magari da un ragionamento generale, che è quello che si è sviluppato oggi, si possa in una seconda fase entrare di più nello specifico. Per l'aspetto generale, ecco, volevo mettere in risalto un particolare che a questo punto degli interventi sicuramente sarà un poco ripetitivo, ma ritenevo di puntualizzare alcuni aspetti. Uno è questo: la città, la provincia, la necessità di un inquadramento sul piano programmatorio dell'intero territorio al fine di determinare un governo più razionale di questa parte della regione Campania. E come si fa un inquadramento razionale? Immagino attraverso talune pianificazioni. Quindi un aspetto importante delle competenze su cui si dovrà necessariamente discutere per entrare nei contenuti al di là di quello che prevede espressamente la legge è costituito da quali sono i settori su cui inquadrare i territori, i problemi e le soluzioni. L'aspetto urbanistico, quello che la provincia non è mai riuscita a fare, il piano territoriale di coordinamento provinciale e quindi un inquadramento urbanistico della città metropolitana, penso che costituisca la base che va prevista a livello statutario. E va previsto a livello statutario con a cascata gli altri sistemi di inquadramento, quelli trasportistici, io capisco, alcune cose le prevede già la legge. Dobbiamo integrare nelle competenze necessariamente un inquadramento complessivo dei territori e dei sistemi e dei subsistemi che comporti poi un risultato, che è quello di integrare talune parti del territorio che oggi o non sono assolutamente considerati o, come diceva qualcuno, essendo marginali, vivono solo il problema del troppo pieno non solo della città ma anche da quei comuni che fanno da corona intorno alla città. Io capivo, ecco, perfettamente il senso dell'intervento del sindaco che mi ha preceduto, nella misura in cui molto spesso, al di là le individuazioni delle aree su cui allocare talune impianti, taluni, capivo che faceva riferimento ai rifiuti, non è il frutto di un ragionamento collegiale pianificatorio, ma è il frutto magari della parte più debole del territorio che subisce il troppo pieno di quell'altra parte del territorio. E allora a questo punto, individuate le competenze, c'è il secondo ragionamento, quello di agire sui processi decisionali con il coinvolgimento dei soggetti, altrimenti ne discende inevitabilmente che la parte più debole subirà le decisioni che in ogni caso a un certo punto difficilmente si arriverà ad un'unanimità. Però quantomeno c'è stata una forma di partecipazione che per quanto possibile ha valutato ed eventualmente recepito le istanze che promanano da tutte le parti del territorio. Per una semplificazione, ecco, e ritorno su un argomento già enormemente valutato, è necessario che il tutto avvenga, anche per semplicità, all'interno di una visione non necessariamente municipalistica, ma per subarticolazioni del livello della città metropolitana, per quelle aree omogenee che devono avere prevalentemente anche una funzione di inquadramento dei subsistemi, anche di tipo gestionale, perché immaginare che ci sia solo la funzione di programmazione, che è giusto, che è quella che viene prima, di tipo strategico, poi necessariamente nella nostra realtà sorge il problema della gestione del servizio in modo unificato, ma in quale ambito? Va superata la possibilità che le aggregazioni del comune si fanno e si disfanno in modo differenziato
laddove c'è un'entità omogenea sul territorio che è stata individuata e che va perfezionata per quanto possibile già da precedenti strumenti di pianificazione. Ecco, quindi nell'ordine riassumendo, uno, le funzioni, perché è solo su quello che si costruisce poi il resto. Nell'ambito delle funzioni, la funzione programmatoria al massimo livello, che è la città metropolitana nelle sue varie espressioni degli organi che la costituiscono, la subarticolazione a livello di zone omogenee con modalità di partecipazione a quel livello di subarticolazione che poi viene a manifestare con propri rappresentanti e quindi una conferenza dei sindaci per quelle decisioni di rilevante importanza, forse di tipo consultivo, ma una inclusione maggiore all'interno dei processi decisionali di organi che vanno previsti snelli, che sono i rappresentanti delle subarticolazioni della città metropolitana. Grazie. Grazie. Grazie ad Antonio Peruso anche per la capacità di proposta sicuramente efficace che ha avanzato nella nostra riflessione. Chiedo scusa, c'è il sindaco di Casoria Enzo Carfaro e poi il sindaco di Castellammare Nicola Cuo. Buona partecipazione, è vera. Un problema a Roma fondamentale è questo, che sono due sindaci molto importanti. Cioè ci deve chiedere. Buonasera, io sarò brevissimo anche perché molte volte ci ripetiamo e possiamo dire le stesse cose. Io concordo con il sindaco di Casalnuovo che mi ha preceduto, mentre se posso debolmente dalla mia posizione dissentire un attimo dai professori quando dicono che c'è tempo per fare uno statuto, abbiamo tempo, quindi non stiamo in ritardo, anzi più tempo abbiamo meglio lo facciamo. Bene, certamente per farlo meglio ci vuole tempo, non come i gatti che altrimenti fanno i figli ciechi, ma se noi non approviamo lo statuto non sapremo noi comuni dove siamo, cosa dobbiamo fare, a chi rivolgerci, quali sono le deleghe che il sindaco metropolitano deve dare e a chi deve dare queste deleghe. E questo è importante, perché poi naturalmente le altre cose, sono d'accordo che ci vogliono le zone omogenee sul nostro territorio, questo è scontato, perché noi non abbiamo i problemi di Capri, non abbiamo i problemi di Sorrento, ma certamente il nord di Napoli ha problemi forse anche più grossi di questi qua. Allora, visto che poi il meccanismo elettorale si basava sull'aggregazione dei comuni e sulla dimensione demografica, che però non è riuscito a garantire una rappresentatività delle diverse aree territoriali. Oggi dobbiamo trovare un sistema che possa avvicinare le aree territoriali al Consiglio metropolitano. Io penso che in questo Consiglio metropolitano manca una città come Giugliano, Giugliano che è 120.000 abitanti, mancano città piccole che stanno intorno a Casoria, penso Casalnuovo, Casavatore, Arzano, Cardito, quindi città che abbiamo gli stessi problemi. Allora, secondo me bisogna creare, ecco, diceva il professore, in altre città nello statuto hanno messo il portavoce. Noi potremmo fare delle piccole zone omogenee in cui nominare un nostro portavoce, un portavoce nella città metropolitana. Poi mi voglio riportare un attimo alla prima domanda della scheda tecnica allegata alla nota dell'invito del collega Duccillo, che chiedeva: la città metropolitana deve essere un ente di mero coordinamento o deve accentrare i poteri di gestione? Io questo che il punto importante di questo statuto è la gestione della città metropolitana. Io ricordo che in prefettura abbiamo fatto un incontro e c'era il presidente Pentangelo uscente che faceva un quadro nero, dice: lo Stato ci ha tagliato tanti milioni, quindi noi siamo in crisi, siamo in difficoltà, e quindi non ci lasciava una situazione florida. E il sindaco De Magistris, preoccupato di quello che riceveva, ci diceva: guardate, io non è niente rispetto a quello che... rispetto a quello che... Allora la cosa più importante è la gestione, e quindi io alla domanda del collega Tuccillo dico: dipende. Se ci sono risorse economiche che può mettere in campo la città metropolitana,
Se infatti le risorse finanziarie su cui potrà ragionevolmente contare sono scarse, è meglio affidare le funzioni di coordinamento, al più concentrare le risorse su poche funzioni come l'estate o l'edilizia scolastica. Perché io penso che nello statuto bisogna anche definire quali saranno poi i poteri della città metropolitana e quelli che si vorranno affidare ai comuni, sperando che non ricada sui comuni le cose peggiori o quelle più dispendiose. Infine, io penso che una proposta che posso fare, e ogni sindaco potrà dire la sua, però io ho notato e spero che nella città metropolitana ci possa essere una funzione, ed è la delega della centrale di committenza. Noi come comune di Casoria paghiamo tantissimi soldi alla stazione unica appaltante perché per fare dei bandi e per fare delle gare. Quindi il professore mi dice che ci sta benissimo. Allora io, questa era una mia proposta, perché noi pensiamo di poter spendere meno soldi e in tempi più celeri e certi. Grazie. Grazie Enzo. In tempi più celeri e certi, non lo so, mi auguro che possa essere così. Aveva chiesto di intervenire il sindaco di Castellammare, Nicola Cuomo, quindi gli cedo la parola. Buonasera a tutti. Pure noi, dico subito, sulla centrale unica di committenza. Ricordo al collega che la provincia di Napoli ha previsto un'ipotesi del genere, o meglio la città metropolitana di Napoli, però agli stessi prezzi del provveditorato, quindi che sono altissimi. Se si va a vedere il nuovo protocollo d'intesa che ha predisposto la città metropolitana di Napoli, è identico al protocollo che ha predisposto il provveditorato insieme alla prefettura, e sono prezzi insostenibili. Io vi dico che sono molto critico nei confronti di questa riforma della città metropolitana, perché ho partecipato al dibattito del 1990, allora ero giovanissimo, sulla 142, e in quell'occasione la città metropolitana era prevista come un ente che avrebbe sì eliminato le province, ma eliminato anche i comuni che andava ad assorbire. Quindi si realizzava un unico ente che gestiva, dal punto di vista sia del coordinamento che delle gestioni, delle aree. Si parlava di area vasta, area ristretta, ma comunque la città metropolitana avrebbe assorbito i comuni eliminandoli. E poi vi era, in via residuale, si discuteva della provincia, della sesta provincia, della provincia di Nola, della provincia di Castellammare di Stabia, con alcuni comuni anche del Salernitano. E la città metropolitana di Napoli doveva anche assorbire dei comuni di altre province, perché il legislatore l'aveva prevista proprio per adeguare una nuova istituzione al territorio che aveva avuto uno sviluppo particolare. Invece già il fatto che la legge fa coincidere la città metropolitana con il territorio provinciale, per me è un aborto. Già questo dimostra che non si è assolutamente pensato ad un nuovo istituto. Per di più, rimangono tutti quanti i comuni, dobbiamo realizzare le zone omogenee, quindi per me i problemi rispetto alle vecchie province vengono aumentati e non so come riusciremo a risolverli. Veramente sono preoccupato, perché sicuramente per le funzioni che sono state individuate dalla legge sono funzioni superiori a quelle che avevano le precedenti province. Non si può parlare soltanto di ente di coordinamento, ma sicuramente anche un ente di gestione, che il trasporto lo gestiscono i singoli comuni, quando è un trasporto integrato, perché la rete scolastica, la rete stradale la gestiamo i singoli comuni, come facciamo a gestirla? Quindi è normale che è un ente non soltanto di coordinamento, ma anche un ente di gestione. E trovare la soluzione per risolvere tutte queste problematiche non sarà facile. La stessa elezione diretta.
si prevede che questa, facciamo un'elezione diretta che sarà costosissima, perché un'elezione diretta è un'elezione costosa, poi gli eletti non vengono, devono esercitare gratuitamente le funzioni. Ma il legislatore, secondo me, o non ha il senso pratico o non capisce le responsabilità che assumono i sindaci. Io adesso mi metto nei panni del sindaco di Napoli, che assomma le funzioni della città di Napoli con le funzioni della provincia di Napoli. Ma scherziamo? Queste, io non so chi ha pensato questa riforma e come la si voglia portare avanti. Detto questo, perché non mi piace poi essere disfattista, dobbiamo rimboccarci le maniche e vedere come risolvere tutti questi problemi. E non so se riusciremo a mettere in campo un ente migliore di quello che abbiamo eliminato. Io ho delle serie preoccupazioni, perché se avessimo veramente unificato dei comuni, fatto un'unica grande città metropolitana, si poteva andare avanti. Ma adesso invece ci sono comuni, sono omogenee, città metropolitana. In questa situazione, con persone che devono svolgere questo ruolo gratuitamente, casomai dopo elezioni particolari, allora io rifletterei anche sull'elezione diretta del sindaco della città metropolitana in questa situazione. Sono dei dubbi che ho avanzato, mi dispiace che non sono riuscito ad ascoltare i professori perché ero impegnato e non mi sono riuscito a liberare, però veramente abbiamo bisogno tutti quanti insieme di riflettere approfonditamente di questi aspetti. E ringrazio il Presidente della Commissione che ha voluto riunirci. Io qui ho portato soprattutto dei dubbi che ho dentro e vorrei insieme con i miei colleghi sindaci e con voi di riuscire piano piano a dipanare la matassa, ma senz'altro, secondo me, può darsi anche che sbaglio perché non ho ascoltato le vostre relazioni, il tessuto normativo non ci aiuta. Grazie Nicola. Conoscevo pure il suo pessimismo, le sue riflessioni che abbiamo già condivise in altre occasioni, e sembra effettivamente che siamo di fronte a una prova quasi impossibile, però il nostro compito è quello di cercare di fare del nostro meglio dentro le condizioni date, quindi dobbiamo cercare comunque di tirare fuori il meglio possibile da questa occasione che ci è stata data. Se ci sono ancora interventi dalla sala, perché anche il sindaco di Napoli aveva chiesto di intervenire. Allora diamo la parola al sindaco De Magistris. Buonasera, ovviamente chiedo scusa ai relatori per il mio ritardo, che era ovviamente già annunciato per altri impegni di vario tipo, ma sarà mia cura farmi trasmettere le registrazioni, perché per noi è importante ascoltare, perché effettivamente il quadro è complicato e quindi io cercherò di aggiungere qualche riflessione alle tante cose che ho ascoltato e che ho condiviso dai colleghi sindaci. Innanzitutto vorrei introdurre qualche tema sul rapporto tra statuto e gestione. Allora, cominciamo a dire una fotografia di come lo Stato complessivamente, il Governo soprattutto, ma in parte anche il Parlamento, ci hanno messo in condizioni di cominciare nel peggior modo possibile. Questo lo dobbiamo dire onestamente. Io sono uno di quelli che ha visto il bicchiere mezzo pieno in questa riforma, nel senso, la riforma Delrio, questa legge, ne ho visto degli aspetti che mi hanno condiviso, mi hanno, diciamo, entusiasmato sin dall'inizio per certi aspetti. Noi abbiamo fatto, tanti di noi, degli incontri al Governo in questi mesi. Bene, c'era stata raccontata un'altra storia. La storia è che questa riforma sarebbe stata accompagnata da un intervento economico significativo, che avremmo avuto sicuramente per il 1 gennaio del 2015 tutte le funzioni organizzate, che avremmo avuto un allentamento del patto di stabilità.
Allora, io vorrei semplicemente dirvi come ho trovato la fotografia. Risorse economiche nulla, per la verità quello non ci avevo creduto. Ingenuamente, da chi non fa politica da tanto tempo, pensavo che almeno un allentamento significativo del patto di stabilità poteva esserci, e nemmeno. E abbiamo avuto anche la sorpresa natalizia. Ed ecco perché la nostra, uso la nostra perché penso che la condividono tutti i consiglieri metropolitani, solidarietà ai dipendenti dell'ex provincia, taglio del 30% del personale. Questo è il quadro, e senza ovviamente nessun intento polemico, Pentangelo lo sa, ma semplicemente per fotografare, loro hanno lavorato come un ente che stava, come dire, per morire. Quindi avevamo questa strana cosa. Da una parte la provincia aveva complessivamente un atteggiamento di un ente che sapeva che non esisteva più, e quindi i bilanci, anche il clima che ho trovato di preoccupazione, che era complessivamente un ente che stava salutando, e allo stesso tempo un nascituro. Un nascituro che noi abbiamo messo immediatamente nell'incubatrice e sta in rianimazione. Cioè, questa è sostanzialmente la fotografia. Io sono ottimista, attenzione, non come il sindaco di... però questa fotografia, come il mio amico Nicola Cu, però la fotografia la dobbiamo fare, perché altrimenti saremmo degli irresponsabili. Allora, di fronte a questa dobbiamo innanzitutto, secondo me, e questo perciò apprezzo questa iniziativa della Commissione Statuto e il Presidente Tuccilli, innanzitutto dobbiamo coinvolgere le nostre comunità tutte, non mettendo da parte le diversità politiche, però facendo squadra, facendo massa, ragionando tra di noi, perché poi ognuno di noi è sindaco delle nostre comunità, ognuno poi va via di qui e raggiunge i propri territori, e se non siamo in grado di interagire, di rapportarci, anche perché io dal 1 gennaio mi sono trovato non solo a ragionare sullo statuto, anzi lo sto facendo ovviamente meno rispetto a voi, poi darò anche il mio contributo, perché io mi sono trovato da un giorno all'altro ai guai, ai problemi, le opportunità del sindaco della città di Napoli, cui sono stato eletto a sindaco in questo caso per volontà legislativa della città metropolitana, a gestire. Cioè, io dal 1 gennaio mi sono trovato a gestire, cioè a gestire, gestire sostanzialmente la provincia. Quindi allo Stato noi abbiamo una mera sostituzione nominalistica, al presidente della provincia uscente si è sostituito nella gestione il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Quindi questo è un primo tema assolutamente fondamentale di come bisogna insieme affrontare questa fase di una della riscrittura dello statuto. A me non preoccupa il fatto che siamo ultimi. Prima un giornalista si diceva gli ultimi, io ho fatto una semplice battuta, la prima che mi è uscita, perché detto gli ultimi saranno i primi, ma non è quello il tema, è una battuta. Però noi abbiamo bisogno di tempo, perché noi finora non abbiamo coinvolto le comunità. Noi dobbiamo coinvolgere i professori, le accademie, le comunità, le associazioni, gli ordini professionali, le forze sociali, le forze economiche, ci devono dare una mano. Perché secondo me lo statuto napoletano deve essere originale, io lo voglio dire. Noi non dobbiamo stare a fotocopiare quello di Milano, quello di Firenze, quello di Torino, che stiamo leggendo con tanta attenzione. Noi abbiamo dei temi. Allora, il primo tema che dobbiamo affrontare, che è complicato, che la Regione Campania non condivide la riforma. E quindi noi abbiamo un tema, ma non perché voglio introdurre temi politici, sono temi istituzionali. A parte che ha impugnato la legge, che non è un tema secondario, ma tutti gli atti della Regione Campania, o quasi tutti gli atti della Regione Campania, vanno in direzione diametralmente opposta alla riforma della città metropolitana. Faccio degli esempi. Noi siamo la più grande area urbana d'Europa, non d'Italia, d'Europa, per numeri di abitanti concentrati in un fazzoletto di chilometri quadri. Ebbene, la Regione Campania continua per esempio a puntare sugli ATO? Ma gli ATO non sono la stessa cosa della città metropolitana. Il trasporto pubblico locale? Non dobbiamo pensare a un trasporto pubblico locale urbano, o vogliamo continuare a perseverare nello spezzatino? Dico questo perché se noi non affrontiamo questi temi, noi fra qualche mese corriamo il rischio che abbiamo semplicemente sostituito in modo nominalistico al presidente della provincia il sindaco della città metropolitana, e sarà una riforma che ci dobbiamo semplicemente limitare a cambiare il nome, a cambiare, e non è questo lo spirito, siccome secondo me se noi interveniamo sui servizi, e allora quella sarà veramente una riforma. Se noi faremo il tema dei rifiuti metropolitani, in cui non ci sarà più il conflitto, come dicevano prima colleghi sindaci, la discarica qui o la discarica lì, l'inceneritore qui o lì, l'acqua pubblica qui sì e là no, sono i servizi essenziali, le infrastrutture, le scuole, i servizi sociali, i rifiuti, l'ambiente, l'acqua, questo dobbiamo fare. Se noi riusciamo a ragionare che siamo la più grande area urbana d'Europa
e quindi con tutte le identità delle nostre città dobbiamo essere un'unica grande casa, un'unica grande comunità, allora potremmo dire, e se questo lo facciamo vivere nello statuto, questa è la mia proposta, io credo che tutto questo deve respirare nello statuto, ma siccome questi sono anche temi politici e il confronto deve essere dialettico, intelligente, interessante, fino anche aspro, ma poi alla fine dovremmo avere una progettualità. Cioè, come vorremmo per esempio affrontare il tema dei rifiuti nella grande area urbana di Napoli, 3 milioni e mezzo circa di abitanti, come vogliamo affrontare, e su questo già ci confrontiamo, perché per esempio con la regione, faccio un unico esempio che è uno di quelli più critici, il trasporto pubblico locale, dove c'è una posizione sostanzialmente condivisa dalla città di Napoli con le sue aziende partecipate, l'ex provincia con le sue aziende partecipate, anche strutture importanti delle infrastrutture in ferro su gomma da Trenitalia a tanti sindaci, poi però vai e la regione va per un'altra strada, e tanto è vero che stiamo ai ricorsi, ma così la riforma è tutto più complicata. Ecco perché si introduce anche un tema, ovviamente che non dobbiamo risolverlo noi, ma visto che siamo in una fase costituente, delle regioni, del resto è un tema che ha posto anche il Presidente Caldoro. Perché io credo che questo è un tema fortemente politico, parliamoci chiaramente, perché le grandi aree urbane sono l'obiettivo di Bruxelles. L'obiettivo di Bruxelles è quello soprattutto di pensare dell'Europa, delle comunità, delle grandi aree urbane dove dentro non c'è il napolicentrismo, perché io sono il primo a essere contrario, perché altrimenti è solo un concentrato di ulteriori problematiche sulla città di Napoli, a cominciare dai fondi europei, su cui noi dobbiamo alzare la voce nei confronti del governo, che continua a dire che vuole finanziamenti europei per la città metropolitana, ma continua a darli alla regione. Io penso che per esempio già dai fondi europei noi dobbiamo fare una programmazione in cui si esaltino le realtà geografiche. Io penso che se noi non siamo in grado di valorizzare tutte le aree geografiche, dalle isole all'entroterra, all'area Flegrea, all'area Vesuvia, è fallita la riforma. Se noi facciamo un napolicentrismo, facciamo prevalere perché magari sono forze politiche più forti, no, diciamola così, in alcune aree insieme a noi, abbiamo perso. Quindi il mio compito sarà quello di coinvolgerli, perché figuratevi se io voglio avere una gestione che sembra più commissariale prefettizia, per come è vista la legge, che di tipo democratico. Quindi sicuramente lo sbocco è quella di un'elezione diretta, mi sembra che quello è uno sbocco, diciamo, naturale su cui bisogna arrivare, bisogna costruirlo bene, perché insomma anche andare a dividere la cittadinanza, ci sono dei temi molto interessanti. Quindi da parte mia ci deve essere, da parte nostra, la capacità di coinvolgere le forze politiche, ma io aggiungerei le forze geografiche. Cioè non è che solamente se noi diamo deleghe nell'ambito di equilibri politici abbiamo risolto il problema, poi bisogna essere bravi innanzitutto a valorizzare e motivare la conferenza dei sindaci. Io lo dico ai miei colleghi, i sindaci, la riforma la dobbiamo scrivere noi. Io sicuramente ho una responsabilità forte e sono preoccupato, perché io effettivamente ogni giorno, tra l'altro, mi assumo responsabilità personali, perché non c'è manco la giunta, non c'è manco il consiglio metropolitano, e quindi mi sono molto affidato alla competenza, alla passione, alla voglia di vita che hanno i dipendenti della Pro, che devono passare da una morte di un ente alla vita di un altro ente che è stato messo in condizioni di non camminare con le proprie gambe. Quindi io credo, siccome noi siamo la città di Napoli, l'area urbana di Napoli, l'ex provincia di Napoli, noi dobbiamo essere più forti nei confronti del governo. Cioè io credo che noi dobbiamo presentare una proposta e chiedere al governo, insomma, comunque di accompagnare questa riforma. Il fatto che la provincia uscente, e anche qui non è una polemica perché Pentangio giustamente dirà abbiamo avuto i tagli, no, l'ha detto, l'abbiamo detto più volte, eccetera. No, ma solo questo. Leggere, diciamo, che nelle scuole, per quanto riguarda la programmazione scuole 2015-2016-2017, nel bilancio è scritto zero, a me mi stai venendo il coccolone, perché già da adesso mi arrivano le lettere che prima arrivavano a Pentangio, arrivano a me. E io devo rispondere alle scuole della provincia, alle strade, dove praticamente in un bilancio di un ente che stava per morire non si è pensato più di tanto a far vivere, si sono fatti più o meno, cioè cercato di far quadrare i conti. E insomma, è chiaramente il primo tema che si pone, ci siamo chiamati a ragionare, ma certo noi non possiamo passare alla storia che noi tutti, sindaco metropolitano, consigliere metropolitano e conferenza dei sindaci, chiudiamo le scuole o chiudiamo le strade o facciamo, altrimenti significa sostanzialmente veramente andarsene a casa, e forse è più onesto dire a quel punto io non ci sto, fatevela voi. Siccome invece noi la sfida la dobbiamo cogliere, però dobbiamo affrontare dei temi, le scuole, io ho già dato mandato, sono chiamati i ragionieri, che abbiamo in cassa 100 milioni, 130 milioni, c'è il patto di stabilità, benissimo, costruiamo un provvedimento che firmo io, perché allo Stato lo devo firmare io, che
la manutenzione e la sicurezza delle scuole in un paese democratico va garantita. La scuola la puoi chiudere solo se c'è una guerra, il colera o il terremoto, ma non la puoi chiudere perché non allentano il patto di stabilità, che per la provincia di Napoli non viene allentato perché c'è il tema anche dei rifiuti che noi ci carichiamo dietro. Insomma, voglio dire, è un tema molto delicato, dove confliggono diritti costituzionali, patto di stabilità, spending review. Allora, su questa sfida noi dobbiamo chiamare, motivare anche, ed è bello che oggi ci sono tanti professori dell'università, vedo crescere soprattutto la voglia degli ordini professionali di esserci, anche dei più, dobbiamo essere capaci, ognuno di noi, di coinvolgerli e chiamare tutti quanti a dare un contributo, perché altrimenti veramente c'è preoccupazione. Io i primi giorni, chiudo su questo, veramente sono stato preoccupato, veramente i primi giorni li ho vissuti con grande ansia e con grande preoccupazione. Adesso devo dire, questo è un motivo, lo voglio distribuire anche a una comunità così autorevole, ho trovato voglia, ho trovato competenza, ho trovato persone che vogliono dare una mano, dirigenti, funzionari, impiegati. Quindi adesso insieme credo dobbiamo costruire questa riforma. Nello statuto, provando a scrivere uno statuto dei servizi, uno statuto innovativo, uno statuto che dia una risposta ai cittadini e non sia semplicemente un copia e incolla di altri statuti, e nella gestione insieme, pian pianino, bisogna iniziare a coinvolgere tutti, i consiglieri metropolitani dei territori, i sindaci, cosa che con alcuni di voi stiamo già facendo molto bene, in modo che io ho la possibilità di motivare ognuno. Motivare quello che ha le competenze più sulle infrastrutture, quello che ha le competenze per territorio, cioè c'è bisogno di fare squadra. Magari avremo anche idee politiche, sicuramente avremo idee politiche molto diverse, ma qua si tratta di garantire i servizi ai nostri concittadini, che se non li garantiamo abbiamo fallito tutti. Se li abbiamo garantiti sarà motivo di soddisfazione e di credibilità di ognuno di noi, di chi abita a Nola, chi abita a Cerra, chi abita a Pozzuoli, chi abita a Napoli e chi abita a Ischia. Il tema è esattamente questo. Quindi c'è grande senso di responsabilità, la testa sul collo, preoccupazioni, però anche, io credo, la consapevolezza e la volontà che con questo spirito istituzionale, con questa voglia di fare, io penso che ce la faremo, e un'altra volta della nostra terra riusciremo a dimostrare che comunque abbiamo capacità, energie, competenze e passione per potercela fare. Grazie, grazie al sindaco De Magistris, che rassicuro, non faremo uno statuto fotocopia, proprio per questo abbiamo avviato la discussione in questi termini e la continueremo, come giustamente viene sollecitato. Ha chiesto di intervenire il consigliere Pentangelo, ancora. Chiedo scusa, sarò velocissimo e mai avrei voluto concludere dopo il sindaco De Magistris, ma solo a chiarimento di quella dignità di cui tu parlavi. A dire il vero, tu hai ammesso, e io spesso te l'ho raccomandato, il professore Pinto e il professore Cocossa ricordano forse qualche mio intervento alla Federico II, che hai creduto che prima o poi un intervento ci sarebbe stato. Ebbene, io sono stato tacciato di essere stato eccessivamente prudente quando in prefettura a Napoli c'è stato Del Rio e io ho bloccato, il sindaco lo sa, tutti i pagamenti perché altrimenti avremmo sfondato. Purtroppo non mi sta bene la funzione, capisco che tu non l'abbia detto in senso polemico, ma io migliaia di volte ti ho avvertito sulla criticità che avresti trovato al primo gennaio. Noi abbiamo tentato di arrivare al 31 dicembre tenendo in ordine e mantenendo quei servizi che c'erano in vita, dando gli stipendi, assicurando la benzina alla CTP e le assicurazioni, ma avvertendo che dal 1 gennaio sarebbe stato catastrofico. Quindi io l'ho detto in tutte le salse, ho anche minacciato provocatoriamente di dimettermi nel mese di luglio se il governo non fosse intervenuto. Non è intervenuto. Io non chiamo responsabilità specifica in campo, però alla presenza di tanti sindaci che mi hanno trovato presenti tutti i giorni ad onore degli amministratori che mi hanno aiutato in questo campo, e dico pure al sindaco, mio sindaco di Castellammare, Nicola Cuomo, che comprende De Magistris, che farà per questo gratuitamente. Io l'ho fatto dal 1 luglio gratuitamente, assumendomi responsabilità, e mi auguro di avere anche io un po' di comprensione. Per sei mesi mi ha detto il professor Pinto, disse: beh, questo è inconcepibile. Io dico che è inconcepibile che il sindaco debba aggiungere alle sue funzioni quella di... Al momento tu sei il presidente della provincia di Napoli, hai cambiato nome. In una trasmissione radiofonica il vice segretario del PD Livio Falcone ed io, invitati, il telecronista, il giornalista disse: beh, è come chiamare una 500, togliere la targhetta 500 e mettergli scritto testa rossa. E ne ridemmo, ma nei fatti è così. Allora dico, questo lo sto dicendo da mesi. Io sono qui, non sfuggo alle mie responsabilità, avrei potuto comodamente lasciare il ruolo di presidente e abbandonare. Sono qui presente, ho ascoltato tutti voi, però io ho detto da un anno a questa parte che la situazione che la provincia avrebbe incontrato sarebbe stata tragica,
tragica. Abbiamo sperato nell'allentamento del patto di stabilità proposto dal sindaco di Torino Fassina, non è stato accettato. Abbiamo sperato di poter utilizzare il patto, sì, perché si era sperato di non darci le penalità, e quindi abbiamo messo i soldi per le scuole e per tutto. Quindi condivido e comprendo la difficoltà del sindaco De Magistris, che mi auguro anche nei futuri incontri possa anche condividere quello che è stato il dramma di chi è arrivato all'ultimo giorno cercando di far andare tutto in regola, sapendo che il giorno dopo ci sarebbero state poche finanze. Grazie. Grazie a Pentangelo. Io voglio ringraziare i professori Persico, Forte, Discepolo, Nando Morra, che ho visto. Rinvierei alla seconda o alla successiva occasione. La seconda sarà lunedì prossimo con i soggetti del partenariato, e poi una terza con le competenze dell'Accademia, per un approfondimento, anche per ascoltare bene anche il loro contributo. Quindi chiuderei qui i lavori per quel che riguarda oggi. Vi ringrazio tutti e arrivederci.